Saido sta tornando da un viaggio di lavoro, un press tour. Se mi seguite sapete bene di che si tratta. Quindi lo stiamo aspettando, ci vorranno pochissimi minuti. E posso stuzzicarvi. Nel mentre l'hype train sale i miei ringraziamenti con lui, posso darvi uno spoiler. Oh sì, il controller a schermo è un must, eccolo qua. Sapete, è molto tempo che non vi racconto qualcosa. È molto tempo, vista anche la vastità di Elden Ring, che non vi faccio anteprime sul progetto da veterano. Anche perché veterano lo sono diventato a vita natural durante del progetto. Ancora non sono neanche tale, sono semplicemente più esperto che in principio. Ma Godfroy a parte, che sarà un po' il fiore all'occhiello della serata, per quanto concerne il divertimento più che la ciccia, io vorrei comprendere se alcuni di voi stanno comprendendo, mi sono ripetuto, scusate, stanno intuendo qual è il percorso di Joel II. Perché è vero, noi abbiamo effettivamente il gran finale con Pavel, no? Faremo una run con lui, ci divertiremo tantissimo, lo dovremo creare, magari anche con Cheat Engine, giochiamo con i trucchi per essere creativi con un format di gameplay dinamico e divertente. Ma avrete notato, bravi ragazzi, bravi ragazzi, avete notato che Joel ogni percorso che prende, per quanto importante, lo scontenta, confonde, addolora e irrita? Persino le stelle. Prova tutto e nulla lo soddisfa. Studia tutto e nulla gli dà risposta. Cerca qualcuno che possa, nella legge dell'impalmare il proprio destino, darglielo e li trova inconcludente. Forse bisognerebbe unire tutto. Non trovate? Voci in una testa? Beh, allora, vedremo. Vedremo, 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 vedremo. Vedremo. La cosa più originale e creativa che possiamo fare in questa serie è proprio questa. Joel, Frenzy Lord. Non se lo aspetterebbe mai nessuno. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. E contemporaneamente a questo, sarà incredibile. Dovremo forzare un po' la mano. Dovremo forzare un po' la mano perché dovremo decidere anche con Francesco se Pav arriverà infine nella sua ingenuità ad accettare una cosa del genere senza comprenderla davvero, fino a che, fuso a Joel, non potrà fare altrimenti che entrare in simbiosi con la sua percezione del mondo. Però anche Pav inizierà a sentirsi sempre più deluso di quello che ha ritenuto essere il suo percorso. Forse non nei confronti di Joel, perché non voglio che si scontrino, ma anzi, voglio che Joel si sottometta a Pav, si riveli inferiore a lui, ma contemporaneamente più perentorio e più audace. Sarà molto interessante. Sarà molto interessante. Ma da Fusi, Joel non viene comunque influenzato da Pav? Hai spoilerato un po' troppo.
Ci sono cose che avrei voluto dire soltanto all'inizio run speciale di Pavel, ma a questo punto lo facciamo in maniera comica adesso. Aspettando Saido che sta arrivando a casa. Io voglio far sì che Francesco decida liberamente, una volta fuso, se usare l'ago d'oro o no. Vedremo! Vedremo! Vedremo. È normale che Saido sia sempre a fare il pre-show a livello di introduzione da una parte, perché io non lo faccio a livello di content creating, ok? Non è il mio stile. E poi perché il veterano non può esagerare più di tanto. Quando le faccio io, voglio che siano non di racconto, ma di impatto per chi sa leggere fra le righe. Quando l'ho fatta io con Joel, avete letto fra le righe, ovviamente. C'era molto da sottintendere, no? E molto sottinteso. Tra l'altro, vorrei rendere Pavel un personaggio di livello altissimo, perché tanto è quasi ininfluente in Elden Ring. Cioè, Pavel esisterà come personaggio solo per R-O-T-G-O-E-E-B. Non so se spoilerare fino alla fine, ma penso che io possa con voi. Non ci sono limiti tra noi, vero? Comunque, vorrei che fosse di livello 300, 400. Insomma, sarà ridicolo. Molto più alto di una qualunque mira nel New Game Plus. Con caratteristiche, appunto, che non utilizzerà, come lui avrà il 70 int, magari 99 a vitalità. No, 99 vitalità no, deve poter avere difficoltà contro Rapion. Deve poter soffrire, deve vivere una sfida. Livelli extra inutili sì, magari Arcano, gli esploderemo Arcano, 99 ad Arcano. 99 ad Arcano, 50 vitalità, a seconda del il livello di vitalità che avrà raggiunto Pav, non un livello di più. No, nessuna bufala, Nazareno. La nuova patch 1.07 ha completamente stravolto Elden Ring nel PvP e in buona parte del PvE. Oltretutto ha già preparato il contenuto per un'espansione che potrebbe essere gratuita e patch, quindi i vari Colossei, ma sottintendo anche io l'odorino appunto del famoso leak del DLC che arriverà. Parlate di quello che volete, stiamo aspettando il ragazzone qua, senza fretta. Sta tornando a casa. Poi c'era un ragazzo che mi vedeva fuori sync, ma siamo ok, no? Cioè io sono al solito. No? Ci siamo. Spoiler della challenge? No, vi dico questo. No, il leak non era fake, Miro Black. I dati non erano finali, ma il leak non era fake. Perlomeno mi è sembrato confermato che non fosse fake. Non ho studiato la cosa, quindi non fidatevi di me, Mike Sabaku, perché non ho messo mano nella ricerca. È un sentito dire di persone affidabili, ma finché non tocco mano io, non posso mettere la mano sul fuoco. Cioè, è ovvio che il DLC non si chiamerà Barbarians of the Badlands, però, o meglio, ovvio, implausibile. Però l'esistenza del DLC sì. Per quanto riguarda le challenge, vi posso dire questo. Quella di Godfroy sarà geniale. Ho avuto anche difficoltà a convincere lato Giappone che fosse una buona idea, perché sapete come ci tengono alle loro produzioni e ai loro personaggi, anche quelli che magari noi occidentali o anche loro in casa prendono in giro, ma è una bellissima idea. La prossima sfida, quella vera, perché questa sarà un po' particolare, non sarà facile, ma sarà un po' particolare. Cioè, come faccio a fare una challenge su Godfroy? Ci penso io. Beh, sappiate che quella vera, che vi farà sputare sangue, sarà su Morgoth. Su Morgoth. Willful traitors. All of them. Allora. Grazie ragazzi delle sub, hype trend di livello massimo, sub che continuano ad arrivare.
E io che adesso in realtà posso anche ringraziarvi. Neitne, Edoverse, Merk, Reinhold, Gletson, welcome back, Ste, Chaosphere, Ubrick, welcome back, bentornati tutti, Kimbrutz, Alesi, Simone91, Andrea90, Cigabbo, Cookie Shinobu, Crisco, Lando, Brenos, grazie delle parole, Umiros, Ruidark, Simebrise, Guinelush, Soen Bloem, Garem, Limoduai. 5 minuti e arriva. Elkun, Danilo. Mac Giacomotta, Diamond Eagle, The Biker. Grazie, 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 grazie. E purtroppo non ho da bere. Vediamo un po'. Quindi spero che arrivi, ma non credo che ce la faremo. E il Fambo spende un chiodo estemporaneo. Dunque, se dovesse uscire il DLC, come farai? Creerai un nuovo PG nel new game per l'anima della scoperta? Come facesti con Joel con Dark Souls 3? Allora, diciamo che a seconda del tipo di DLC dipende. Dipende. Perché fondamentalmente Mira sarà in New Game Plus e sarà un personaggio completamente ottimizzato. Dovremo decidere. Sto scrivendo Saido, eh. Dovremmo decidere se valga la pena avere un personaggio nuovo, ex novo in Elden Ring per il DLC. In Dark Souls 2 aveva molto senso. In Elden Ring forse un po' meno. Ma dipende, perché saremo estremamente forti con Mira, saremo dei mostri. E certamente mi piacerebbe giocare altri giochi di ruolo oltre a D&D, ma non potrò quasi mai. Secondo te, tra tutti i Souls di From, quale personaggio principale è il più forte? Lore-wise, ho visto un video che ne parlava un po' a caso, basandosi sull'equipresente e l'efficacia in-game. Sono scemi. No, non voglio sminuire. Non voglio sminuire, per carità di Dio. Lore-wise, il personaggio più forte, quindi escludendo il personaggio giocante. Allora, escludiamo ovviamente Elden Ring, se vogliamo. Perché comunque Marika è imbattibile. Marika è imbattibile. Se intendi il PG giocante, il PG giocante è più forte di molti personaggi della lore, ma non di quelli principali nel loro prime, nel loro momento d'oro. Quindi diciamo che il fatto è questo. Quando hai a che fare. La Greater Will non lo considero un personaggio, ragazzi, eh? Non li considero. Non li considero. Mentre il personaggio di Bloodborne è incredibilmente difficile giudicarlo, perché sono entità extraterrene il cui potere trascende la percezione. Noi ne incontriamo versioni abortite, praticamente. Normale che non parta Elden? Sperando non si sia aggiornato automaticamente da te. Perché è uscita la 1.07 e la mod non è pronta. Provo a farlo partire io, che ho gli aggiornamenti manuali. Vediamo, provo a farlo partire. Ora provo a farlo partire io. È finita. It is fucking ended. Perché il mio Elden Ring? Oh no.
Oh fuck. Oh merda. Perché i miei aggiornamenti automatici e i miei aggiornamenti manuali? Stamattina mi hanno chiesto, ho detto di no, e adesso non mi chiedono niente? È uscito l'update della mod 2 ore fa. Ok, fermi, fermi. La portiamo a casa. Vediamo un po'. Nexus mod. È uscita! Yes! Yes! Vieni in call quando vuoi, gli ho detto, così aggiorniamo. Ok, aggiorniamo, ci penso io. Vediamo un po', moderatore. 1. Ok, 1.3.3. Manual download. Non sta andando poggi, sono incredibile. Karim, santo ragazzi, santo. Quando ha creato, e non solo, santo in generale. Allora. Intanto mettiamo un po' di. Ok, l'ho già scaricato. Mando a Sido l'aggiornamento. Grazie, moderatore. Allora, per installare, immagino che basti trasferire i file in maniera molto carlona. Steam Library, Steam Apps, Common, Elden. Game. Go. Sostituisci file? Sì. A questo punto faccio controllare che ci siano. Chiedo al gioco se è aggiornato, perché se non si sa mai. Perfetto. Perfetto. Ok, aggiornato. Questa è fatta. Questa è fatta. Dovrebbe andare. Bella teoria, Andrea Universe, ma non sono convinto. Non sono convinto. Dobbiamo parlare di questa teoria. Adesso ne parliamo se riesco a fare in tempo, eh. C'è Saito che starà impazzendo preparandosi. Smetti, Rakanot, grazie. Renna Blu, Digibear, welcome to the Covenant. No, no. Protagonista di Elden Ring non è più forte di Marika, assolutamente no. Direi di no. Ma ne possiamo discutere, cioè non è una cosa inopinabile, però. E per quanto riguarda la teoria di Andrea Universe, il problema è che sottovalutate l'Elden Ring. L'Elden Ring non è qualcosa che è stato aggiunto, ok? Devo assolutamente alleggerire questi occhiali, mi lacerano. No,
no, no, no, vi state sbagliando. La cometa d'oro non ha niente a che fare con la distruzione della città eterna. Fermi tutti. Assolutamente no. Assolutamente no. Fate attenzione. Oh, un giorno faremo live sulla lore di Elden Ring, ma vorrei farlo dopo che sono usciti i miei video, perché altrimenti mi sentirei in colpa. Oh sì, c'è anche uno spam al sub, grazie ragazzi. Grazie veramente di cuore. E no, la cometa dell'Elden Beast non è la causa della distruzione di Faru Masula, ovviamente. Assolutamente no. Ma come fa a esserlo? Ragazzi, con calma, eh. So che Elden Ring è molto complesso e che in Occidente hanno fatto un bordello. Ma no. Non è così. Non è così. Sedo in live, ottimo. Però non mi sta ancora chiamando. Ho avviato la squad stream. È bello leggervi però, eh? Oh, certo, Gabbo. La spiegazione di Pavel è il gran finale della serie, in cui ho ideato qualcosa di originale dopo tre Dark Souls. Sono molto orgoglioso dell'idea che ho avuto, perché è bella, bella, bella. Diciamo che dopo aver sconfitto Godfrey, dinanzi alla luce dell'albero madre, Joel si renderà conto che quello che si nasconde oltre è imbattibile nonostante il potere dell'uno o dell'altro, e al che gli sovverrà l'idea che la sua consapevolezza superiore gli permette. Il lag finale di sviluppo. Si fonderanno Joel e Buff. Ecco, è arrivato Saido! Gli rispondo! Maestro, buonasera! Buonasera! Perfettamente! Anche dall'altra parte. Meraviglioso! Allora, io non so come dirle che non parte un cazzo. Allora, io ancora non ho neanche provato. Okay. Però ti ho dato l'aggiornamento della Seamless. Ho scaricato. Ok, l'hai scaricato. Quello che devi fare è, banalmente, scompattarlo nella cartella game di Elden Ring. Già fatto. E non parte comunque. Non parte una sega di niente. Provo io. Esegui comunque. Tu lo fai Vediamo. Partire. Tu lo fai partire con l'esecutibile Seamless Cop. Sì. Ok. Vediamo se ci aiuta. Io lascio qui lo streaming starting intanto. Va bene. Allora, con calma. Con molta calma. Vediamo se le cose vanno nella direzione ancestrale. Ma a te funziona? A me è partito. Che bello. A me è partito. Che comunque potrebbe essere una notizia accettabile, perché vuol dire che forse il problema è non è così drammatico. No, perché aspetta, c'è l'aggiornamento in coda, è questo il cazzo in culo. Ah, ecco, non l'hai ancora aggiornato. Allora, signori, l'alternativa è parlare a bocca aperta o direttamente non cenare. Sono tornato da 5 minuti. Quindi sei stato fantastico. Vi beccherete purtroppo del munch munch. Allora, tra l'altro nell'aggiornamento immagino che abbia sovrascritto la nostra password. Fammi vedere. No, cioè sì, ma l'ho già cambiata. Bravissimo. Lo faccio anch'io. Buono, ragazzi. Vi godrete questo momento di troubleshooting in live. Ma fortunatamente solo di update.
In realtà mi dice che sta convalidando, non so che cosa. Lascialo convalidare. Io gli faccio convalidare tutte cose. Ma... ci siamo. Ci siamo, siamo pronti. A me si è frizzato tutto. Ok, mi si era... Ho esagerato a giocare con la grafica di OBS e mi stava frizzando tutto. Senti, ma intanto lanciamo una bella sigla. Che ne dici? Io sono assolutamente d'accordo. Mentre facevo l'imbecille in live, forse... diciamo che Windows mi ha E allora let's fucking do it. 3, 2, 1... Sigla! Ho perso la luce, il mio nome pure la terra. Ma non l'ambizione, la rabbia pure la guerra. E ho fatto ritorno perché ciò che mi piega non mi spetta. E lì ancora un trono che mi spetta, sarò sua altezza. Vieni mi contro, lo sai che il mio scudo para. Vuoi che cada, sì però il tuo collo fa il filo la spada. Lo sai che finché ho fiato in corpo vado fino in fondo. Non conta quanto tu sia grosso quando vibro il colpo. Fanno di tutto perché mi fermino, ma pure da solo sono un esercito. Sto per conto mio, il tuo regno brucia, senti il crepitio. Giuro io nemmeno morto mi inginocchio a un dio. Che soffi fuoco, che scagli fulmini al suolo. Che abbia le ali oppure che lanci pugnali d'oro. Sputi veleno, impugni una lama d'acciaio nero. Che dal suo destriero possa far cadere le stelle dal cielo. La sciollezza che stringo tra le mie dita, se sarà finita quando avrò esaurito il mio istinto decida. Per strapparle al loro scranno, loro lo sanno. Hanno capito, sto arrivando e capitoleranno. Brilla le lame ma sono caldo. Caldo scorre sopra il mio braccio un chiotto scarlatto. Perché splende la grazia nella mia anima. Il Deus Ex Machina, vieni a vedere un dio che sangra. Mi è passato di tempo da quel mio primo passo. Mi davano del pazzo e quanta strada ho fatto. Yeah, yeah. Ho seguito la grazia ma non sono un santo. Non ho più paura e sono pronto al salto. Uccisi di più grandi quindi avanti un altro. Senza luce, cuore in tranto. Tornerò più forte se mi fermeranno. Ragazzi, e anche grazie alla sponsorship di Elgato e NordVPN che questa sigla è stata resa possibile. Buonasera! Quindi, per supporto alla navigazione o se avete bisogno di strumenti di streaming e registrazione, i link sono qui. Maestro? Sono qui. Mi sente? Sì. Buonasera amici videospettatori e benvenuti non solo in una puntata di Elden Ring in ritardo di un'ora perché il mio mezzo di trasporto segreto ha fatto ritardo di un'ora, ma soprattutto benvenuti in una live di aggiornamento e di applicazione Touch. Yeah. Però, aspetta, devo fare questa cosa. Oh no, aspetta, però scheda in anonimo. Attento. Esatto. Ho paura di quello che cerco altrimenti. Dio ok santo. Perfetto, fatto, scheda in anonimo, ok, ci siamo. Oh, ora c'è la team song. Buonasera ragazzi, benvenuti. Speriamo che si aggiorni questo gioco. Purtroppo la seamless co-op dà e toglie, nel senso che curarla è sempre un macello, soprattutto se si è rientrati da casa da 10 minuti. E non sapevo che ci fosse tutto questo aggiornamento e applicazione delle patch e cose. Ma ne vale la pena. Sì. Beh, maestro, che cosa ha fatto? Cosa avete fatto nel frattempo? Ho spoilerato l'inferno. Diversi miei piani nei tuoi confronti. Diversi tuoi piani. E che bello, però non posso saperli io, altrimenti sarebbero degli spoiler capaci di rovinare la mia run. Assolutamente, totalmente. Ho detto delle cose incredibili. Anzi, in realtà oggi pomeriggio ho aggiornato la mia tier list dei boss di Elden Ring. Qualcosa che c'è una stare... tier list? Hai fatto una tier list? Io ho fatto anni fa, un anno fa, la tier list dei Soulsborne Kiro. Adesso l'ho resa la Soulsborne Kiro Ring tier list. Ok. Quindi un luogo da cui devi stare alla larga adesso, però ho discusso di design oggi, si è parlato di boss fight, di arene, di combat design, di cose che funzionano, cose che non funzionano. Un tempo ci arriveremo, sì? Poi la rifaccio anch'io con te, ma tu non mi dici niente alla fine di tutto, prima del New Game Plus? Fantastico, ci sto. Cioè tu non mi dici niente di quello che hai messo, come lo hai messo? Certo. Io faccio la mia, una volta finito il gioco. E poi vediamo quante cose sono in comune. Ci sto.
ci turbo sto. Per me per ora è Mog il TRS. Ok, ok, si è discusso anche di questo in chat. Posso stuzzicarti dicendo una cosa? Sì. Non hai ancora visto il mio boss preferito. Non ho ancora visto il tuo boss preferito. Vabbè, ci sta. Dobbiamo ci ancora sta. Arrivare al climax grosso, quindi ci supersta. È vero anche questo. Raga, mi dispiace farvi vedere una schermata di aggiornamento con sotto la theme song di Elden Ring, ma davvero ho acceso, credetemi, il PC 10 minuti fa e ho mangiato qua davanti del cibo ordinato, perché altrimenti non sarei potuto essere qui. Ho fatto un viaggio, sono tornato, dovevo tornare 9:30, però data così. Ci sta. Ma grazie di essere qua, grazie di avermi aspettato e soprattutto grazie maestro di aver intrattenuto i ragazzi mentre non c'ero. Ma scherzi, è stato un piacere, anzi. Allora, pare che abbia applicato tutto il cazzo. Quindi controlliamo a questo punto. Molto bene. It is parting! Yes! It is fucking parting! I think. Vediamo? It is fucking parting. Oh, seamless. Oh, seamless! Rise! Seamless! Esatto! Sì! Grande! Si gioca Elden Ring, madonna! Ottimo! E funziona anche la Seamless! E... stavo per dire una cosa, ma stavo per spoilerare la nostra password. Ti giuro! Smart! Ti giuro, stavo per spoilerare la nostra password. Fantastico. Ragazzi, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Elden Ring. Finalmente ci siamo, finalmente con il gioco funzionante, quindi mi sono tolto questo macigno di dosso. E ci ritroviamo insieme dopo un finale di cut content che si è reso vivo davanti anche a tutta la tua community, a te. Quindi è stato un bel momento emozionante. Per me, al di là del cut content, al di là del fascino, dello scoprire qualcosa di nuovo, nonostante voi siate nella strada per la veterananza, è stato figo scoprire Gold Mask. Molto figo. Finalmente è apparso questo personaggio che prima era, tra virgolette, assente. Devo dire che sono molto diversi fra loro questi... signori resuscitati all'inizio del gioco. Vero. E un chiaro superamento, questo, a mio avviso, della caratterizzazione dei lord dei precedenti giochi. Che finivano per essere più baffati e hypati dalle cutscene. Lascia perdere Gwyn, ok? No, certo. Gwyn fa ovviamente gioco a parte, però tanti altri finivano più per essere hypati dalle cutscene che effettivamente impattanti. Forse Yorm è bello per quello che rappresenta, però un Uldritch, per dire, sì, alla fine è completamente diverso rispetto alla cutscene. È un'altra cosa. Certo. Non è un melmone che esce fuori dalla bara, ormai si è mangiato Gwyndolin e quindi va da tutt'altra parte. Invece qui, e comunque sono tutti quanti contemporaneamente dei bossoni, dei cattivoni, dei tizi che sono molto molto fighi e forti e ti stanno sopra e quindi esistono in virtù soprattutto del essere battuti e farti sentire un dio. Invece qui tu hai tanta roba diversa, hai Haralu, che per me, anche se non è a questo punto Godfrey, è comunque un boss, perché non l'abbiamo mai incontrato. Secondo me lo troveremo come boss da qualche parte. Ma dici per l'istinto del fatto che è barbarico, quindi lo immagini aggressivo. Ok. Hai Ser Gideon, che sarà palesemente un boss, ma non lo è adesso. E quindi attualmente è un dito corto, è un tuo consigliere che ti sussurra nell'orecchio cosa fare e come farlo. E poi hai Fia, che è un boss, tra mille virgolette, in realtà è un'invasione, diciamo un duello, e poi è un NPC che ti accompagna all'interno di una quest. Sì. All'interno di una quest che si lega a un grande personaggio della cutscene iniziale, ovvero Godwin. Poi tu hai Gold Mask, hai il Dung Eater, che ancora non so
che cazzo faccia. Cioè, il Dan Gitter è una grande incognita, un grande punto interrogativo, perché ci ho parlato due secondi, mi ha detto di una maledizione, ma non so altro. E Goldmask, che è muto. È muto, sì. È muto, è completamente ammaliato dall'albero madre. A quanto pare lo era anche prima di morire. Mm-hmm. Perché dico questo? Perché Colrin, mi pare che si chiami? Corin, senza L. Sì. Corin, ok. Corin si aspetta di trovarlo lì. Anche se non l'ho mai incontrato dopo che è resuscitato. Quindi immagino che anche prima lui fosse uno studioso dell'albero madre. E Goldmask, del resto, ha una maschera d'oro, quindi è un grande fanatico, secondo me, dell'Ordine Aureo, o addirittura di ciò che ha scelto come emblema, cioè albero madre e crogiolo, non ne ho idea. È talmente assorto nei suoi pensieri che Miyazaki te lo rappresenta come neanche impensierito dal vestirsi, è dal vero, doversi vestire. Sì, o meglio, magari è una sceta, però comunque non gli interessa. Cioè, la sua priorità non è l'apparire. Cioè, io me lo immagino proprio come questo asceta, questo saggio, che è talmente tanto impegnato nella contemplazione che non capisce neanche di essere nudo. Ormai trasanda il suo corpo, anche la sua postura. Hai notato che è cifotico? Oh, sì, sì. Lui è cifotico, ha completamente le... è anche, in realtà, un principio di scogliosi, però ha le spalle completamente chiuse e la schiena curva. È magrissimo, quindi non sembra neanche mangiare, però qui alzo le mani, magari prima di morire non era così, non lo so. Secondo me comunque ce lo rappresentano, no citofono, regà, cifotico, la cifosi è quando le spalle sono chiuse, ok? Quindi sta così, ed è anche malnutrito, come se non si curasse neanche di mangiare. È proprio un nerd alla massima potenza, siamo noi abbrutiti davanti a Elden Ring. Perfetto. D'uscita con la 12 ore. Esatto. E indica l'albero madre, credo, sperando di raggiungerlo. Non so se probabilmente lo accompagneremo lì, magari addentrandoci a Lendel. Cioè, io immagino che la quest di Goldmask andrà avanti nel momento in cui noi sbaraglieremo un po' di nemici e quindi Goldmask potrà farsi avanti, perché Goldmask, a differenza di altri, e qui caratterizzazione rispetto magari a un Dark Souls 3, non sembra un guerriero. In Dark Souls 3 tutti i tizi della cutscene sono forti, no? Bene o male. Sì. Lui no, eppure è protagonista della cutscene. Però non è forte, non sembra un guerriero, non sembra capace di fare grandi cose. Non mi aspetto, per esempio, che sia un boss lui. Mm-hmm. E potrebbe conoscere dei miracoli, ma non ha neanche un catalizzatore, un talismano, non c'ha niente. È nudo. È vero. Quindi, secondo me, non è un boss e non è neanche in grado di combattere e non vuole esserlo. Cioè, lui è impegnato nella contemplazione e nello studio. Certo. Di che cosa? Cioè, è un sostenitore dell'Ordine Aureo o dell'origine? Quindi dei tempi nei quali il crogiolo andava bene, non lo so. Sì, sicuramente è immerso nell'oro, però non vuol dire nulla. Però è un senza luce, quindi in teoria dovrebbe essere Team Godfrey. E se i cavalieri di Godfrey avevano l'armatura crogiolata, allora ho il sentore che possa anche lui essere un fan in tal senso. Mi sembra molto sensato dirlo. Cioè, sei d'accordo che non ha senso, fino a prova contraria, pensare che sia antitetico a Godfrey? Un senza luce antitetico a Godfrey è difficile immaginarlo, perlomeno all'epoca in cui era vivo. Beh, sì. Certo. Poi una volta resuscitato può succedere qualunque cosa, ma era chiaramente pro Ordine Aureo, mi sembra inequivocabile, altrimenti non avrebbe avuto la luce. Però aspetta, pro Ordine Aureo quale? Cioè, secondo me il primo, non la parte poi marcia che è stata guidata dall'egoismo di Marika. Allora, secondo me ha senso che Goldmask sia fan... Aspetta. Certo. Ti devo correggere su una cosa molto importante. Come no? Molto bello doverti correggere su questo, non perché in realtà tu già lo sai... Ma è una precisazione che farà bene a tutti. Fai. Quello che hai detto ha una misconception cruciale. L'ordine colpa di Batividia aureo... nel caso, eh? Assolutamente sì. L'ordine aureo... Ok. Allora, l'ordine aureo nasce
dall'egoismo di Marika. Ok? Certo. Prima non esiste. Non c'è un ordinario prima e ma dopo. Ma non si inasprisce da subito. Cosa intendi per inasprire? Beh, i cavalieri di Godfrey erano tali perché lui era già diventato re ed Elden Lord. Ok, quindi tu parli della... Okay, dell'irrigidimento. Okay. Eh sì. Okay. Io parlavo di quello. Cioè, a meno che tu non mi dica, guarda, secondo me i cavalieri di Godfrey erano Elden Ringosi con quelle armature prima ancora che lui divenisse Elden Lord, e allora alzo le mani, ma secondo me non è così. Ci deve essere stato un periodo nel quale Marika ha comunque quantomeno tollerato l'utilizzo di quelle armature e poi deve aver cambiato idea. E io mi riferivo a quello, cioè magari Gold Mask è un sostenitore di quel tipo di ordine aureo, un ordine aureo comunque tollerante verso la curiosità, mettiamola così. Sì. E che invece poi nel tempo è divenuto, hai detto bene, talmente rigido da essere riconoscibile anche dai suoi sostenitori. E per me Gold Mask è un po' un restauratore dei primi tempi dell'ordine aureo. Peraltro direi un ordine aureo dal quale anche Corin prende le distanze ogni volta che ci dice: vabbè, ma mo c'è la disgregazione, ti insegno pure questa, anche se non sarebbe proprio un guarda, miracolo dell'ordine aureo. Sono terribilmente tentato di darti una piccola spinta non speculativa. Ok. Mi riferisco al fatto che la scorsa volta, tu non puoi saperlo, non so se in chat qualcuno l'ha notato o ha ricordato dove si trova, sei passato molto vicino a un altro dialogo di Marika. E non l'ho potuto vedere o l'ho skippato? No, non l'hai skippato, semplicemente è un ambiente che non hai esplorato. Ok. Ma c'è un dialogo che risponderebbe al tuo dubbio. Vedremo oggi che succede. Figo. Questa cosa mi interessa alquanto. Anche se so che oggi, tra l'altro, sarà giornata di challenge. Sì. Però sì, Gold Mask è particolarmente curioso come personaggio. Altro mi piacerebbe esplorarlo in futuro, e secondo me ne avremo l'occasione a Lendel. Ma guarda, te la butto lì. Guai a essere superficiali, perché è anche veramente un posto magnifico. Però, Staltus, facciamola, easy peasy, perché certo, ho una gran voglia di portarti alla ciccia. Anche se la scorsa diretta ad Altus Open World ha avuto una sequenza di figate incredibili, Secondo me, per ora, faccio il passo più lungo della gamba, forse. Ok. Altus è il più piacevole degli Open World. Sarà la vicinanza a Lendel. Secondo me sì, nel senso che da una parte abbiamo il picco produttivo classico di From a Sepolcride, però Altus è più matura, Altus è un luogo veramente eccezionale in tutto. Altus mi fa sentire comunque abbracciato dal progresso, dalla storia, esatto, proprio in game, intendo progresso in game, anche fuori dal Legacy Dungeon, laddove per esempio col senno di poi mi rendo conto che Liurnia era veramente lenta rispetto alle altre. Assolutamente. Anche solo rispetto a Caelid. Sì. Liurnia è abbastanza prolis. Liurnia ci ha dato tanti elementi di gameplay che erano tali e basta. E poi non avevano niente nel pratico capace di farci speculare su incantesimi o armi trovate in precedenza. Liurnia ha delle belle perle, perché tra l'altro include il maniero e così via. Però il fatto è che la parte sud è... Ma anche il lago. Sì, no, il lago è un disastro rispetto a quello che è il ritmo. Bello da vedere, pessimo da navigare. Sì. Concordo però nel dire di Abyss Walker che Sepolcride rimane overall la migliore. Cioè, Altus è la più piacevole parte di Open World perché sei già dentro l'ecosistema di Elden Ring. Quindi apprezzi ogni singola coccola e carezza da un punto di vista loristico. Però Sepolcride come startup rimane secondo me anche il punto più alto. Non so se poi tu hai degli insight sullo sviluppo di Elden Ring, su un eventuale
tempo speso maggiormente su sepolcride rispetto ad altri luoghi. Allora, queste cose non arrivano presto. Ti potrei rispondere con trivia da vet come il mondo dipinto di Ariamis è stata la prima area sviluppata in Dark Souls, ma su Elden Ring è ancora presto. Davvero? Posso dire di... Sì, 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 sì. Non me l'avevi mai detto, ah, mi sa. Eccoci, sì, 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 è lei. Il mondo dipinto di Ariamis è la prima? Sì, anche per questo ha un level design così incredibilmente denso. Sì, ma sì. Tu pensa, chissà cosa avevano in mente allora all'inizio. Beh, no, non so dirti se nella loro testa era un'area antecedente alla posizione in cui è stata messa, però lo sviluppo è partito da lì. Va bene, annoto, annoto. Comunque, ecco, a me sembra che Sepolcride abbia un tipo proprio di maturità rispetto alle altre aree maggiore. Però, detto questo, a Sepolcride tante cose non hanno poi così senso, perché sei all'inizio. È vero. A livello, sì, sì, di scoperta. È vero, è vero. Invece ad Altus ogni singola chicchetta ha un significato e va, sì, a dipingere questo enorme, grandissimo mosaico di informazioni. Mi rendo conto che si tratti di un titolo molto, molto prolisso e denso, sì, ma prolisso nell'essere denso, e ho difficoltà sempre di più a tenere tutta la ciccia insieme. Non so francamente come tu abbia fatto in Blind, te lo dico proprio dal cuore. Beh, guarda, secondo me sei stato molto bravo. Grazie, perché... ma comunque, come ti ho raccontato, adesso mi lascio coccolare, lo apprezzo, ti lascerò dire le cose, però ti dico, in certe cose a posteriori d'accordo, mi sono sentito e sono un figo. Da altre sono stato un imbecille perché mi sono fatto distrarre da qualcosa che poi è difficilissimo aspettar di arrivare al punto nel quale quell'idea viene smentita in qualche modo. Per esempio, io leggendo Principe della Morte rispetto al... chiaramente l'avevo correlato a Godwin, però poi per la correlazione alla morte ho pensato che Malikat fosse il re evidentemente della morte, se aveva questo, e allora forse era... Cioè, io sono arrivato all'episodio 100 e rotti dicendo, prima smarcando Malikat, quando ho visto Tisce o Tiche, come minchia la vogliamo chiamare, okay, se è greco, se non è greco, insomma, vedremo, e ho detto, cavolo, no. Poi mi è rimasto il dubbio, ma allora, quella radice a Stonevale, perché è così importante? Com'è possibile? Alla fine sono arrivato nell'ultimo terzo della Blender e ho detto, ragazzi, a me mi dispiace spezzarvi le speculazioni così, ma non può altro essere che davvero solo una radice. E ho capito. E alla fine è quello, ho ragione. Cioè, alla fine avevo ragione, ci ho messo molto tempo, però è davvero solo una radice enormemente infetta. Certo, da ma io ti parlo proprio al di là dello speculare in maniera corretta o meno, che lascia il tempo che trova, secondo me. Sì, diciamo mettere insieme. Tu hai avuto una grande capacità mnemonica. Grazie. Perché comunque io la avverto, non avendo visto la tua blind run, ovviamente non ne posso essere certo per il tuo primo gameplay, ma qui spesso mi riesci subito a trovare la descrizione giusta. Riguardati questo elmo, riguardati questa spada, rileggiti questo incantesimo. E non è semplice, perché a volte davvero io dimentico cosa c'è scritto magari in un determinato pezzo di equipaggiamento, e quel pezzo di equipaggiamento è fondamentale per la discussione che stiamo portando avanti. Insomma, non è semplice cavare fuori il ragno dal buco in Elden Ring, e a mio avviso richiede due playthrough per essere cementificato un gioco del genere. È tosto da mettere insieme la prima volta. Però, insomma, ci siete voi, ci sei tu, quindi sto riuscendo comunque a farmi un'idea precisa. Fantastico. Di quello che accade. E posso dirti una cosa così, proprio un desiderio, non è una teoria, desiderio. Ok, ok. Spero di visitarlo l'albero un giorno. Ah, quanto ne ho parlato in Blind. Sì. Sarà che Dark Souls mi ha abituato all'idea di poter entrare dentro gli alberi importanti. Ma credo che dentro sia tutto tranne che un albero. Io, credimi, guarda, questa te la devo dire perché io ne ho parlato un sacco in Blind, in quanto non ti dirò la risposta,
ma con tutto il cuore io, allora, non ho mai detto davvero sicuro, però ho voluto, un po' come tu, grazie a Dio, hai giocato Death Stranding, possiamo parlarne. Ok, perfetto. Io fino all'ultimo sono ancora convinto che accadrà, per quanto poi nella parte finale si può dire che accade, ma ho sempre sperato che effettivamente poi infine si arrivasse ad andare sulla luna in Death Stranding. E in, certo. In Elden Ring io mi aspettavo di entrare nel legacy dell'albero madre. Oh, che io ho pensato che fosse un legacy interessante, cioè che dentro fosse talmente ampio da nascondere un legacy, oppure sui rami. Ero convinto di andare nel legacy albero madre, o meglio, se convinto io non, fossi non stato con te, uh-huh. Se avessimo giocato insieme la blind, ti avrei detto no, non mi aspetto questo, perché io non mi aspetto questo, secondo me è un desiderio un po' troppo elevato. Ok, quindi poi magari invece è così e gran godo, ma per me è troppo. A mio avviso l'albero madre potrebbe essere anche solo una area limitata, come ti faccio il paragone, la risalita per Mog. Ok? Sì. Quella roba lì, che non è un legacy, è una strada. No, certo, certo. Però che grazie all'esplorazione ti racconta che cos'è l'albero. Mm-hmm. Cioè io voglio sapere che cos'è il crogiolo, visto che ora possiamo definirli sinonimi, no? Così. Cos'è il crogiolo dentro? È un luogo esplorabile, è un concetto... È fisicamente un crogiolo! Sì. Esatto! Voglio capire cosa racchiude il nucleo del mondo. E non dico che mi deluderebbe se non lo visitassi, però cazzo, deve culminare nell'albero madre Elden Ring. Perché tanto, voglio dire, se anche lo facesse, hai abbastanza argomenti per Elden Ring 7. Quindi non ti devi tenere l'albero madre per il prossimo gioco. Cioè, l'albero madre è questo titolo. È vero. È il centro di tutto, lo vedi sempre. Non è qualcosa che secondo me devi rimandare nella sua trattazione. Perché tanto puoi parlare di mille altre cose, puoi allargare lo schema, creare il nemico più forte da battere, quindi spostare la narrazione sugli dèi, sulla volontà superiore. Ne parlavo l'altro giorno in live, ho visto un video che spiegava come Naruto ha distrutto il suo stesso world building. E lì, facendo il paragone con Dragon video, Ball... Un mio video, perché lo... Credimilo. Hai fatto un tuo video? Cioè, hai fatto un video così? Abbastanza incazzato, sì, ma... Ok, no, io ho visto un video inglese, mi perdonerai. Ho visto un video inglese che diceva... Che ha tipo, 10 milioni di visualizzazioni. Minchia, che esprimeva un concetto semplicissimo, però, è vero. Maledetto di come Naruto sia passato da Zabuza e Kakashi... Sì, che sul pelo dell'acqua stanno mezz'ora a fare le manine... per tirare fuori un drago d'acqua, a schiocco di dita, esplosioni, ok? Peggio. Dove Dragon Ball invece mantiene una coerenza, evolve i suoi nemici, ampliando anche il punto di vista, quindi dai criminali della terra passi ai guerrieri forti della terra, agli dei della terra, agli alieni, a gente che non dovrebbe neanche esistere, che è stata creata in laboratorio, e bla 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 bla. Però diciamo che adesso diventa il salotto, quindi mi fermerò. Però okay. Il grosso problema è comunque poi quando la coerenza interna di un world building shonen va a fottersi in base anche a power level e gestione dei poteri e appunto rispetto della pazienza che ci voleva un tempo per fare un'azione A rispetto all'azione B successiva. Chiaro, insomma, chiaro. Sì. Che poi secondo me Naruto soffre tanto di questa roba, no? Oh mio Dio! Cioè, il Rasengan, che prima era una roba stra difficile che ti richiedeva dei sacrifici, in altre parole era... La super mossa, il cooldown di Naruto, che tra l'altro era un ninja sfigatello, quindi dove altri riuscivano a fare mosse senza controindicazioni, lui poverino si doveva spaccare le mani. Sti cazzi di questa cosa, è troppo difficile da gestire, quindi facciamo che anche lui usa le mosse fighissime e vaffanculo. E quindi, tornando a Elden Ring, l'albero madre può essere il climax. Per me il climax di questo gioco è Elden Ring... Elden Lord, sì. Albero madre. Tu mi devi fare incontrare un Elden Lord. Sì. Che può essere Radagon come boss finale, che può essere Radagon come non boss finale, che può essere Godfrey, che magari, che cazzo ne so, se è riappropriato del titolo, non lo possiamo sapere.
Però mi devi far incontrare un Elden Lord. Io devo sapere cosa significa. Radagon è un pentito. Non riesci a immaginartelo come NPC? È necessariamente una boss fight nella tua testa. Radagon è un pentito, in che senso? Che si è fermato dal combattere contro Caria. È stato richiamato dall'albero, è stato richiamato dall'America. Vabbè, però è Elden Lord. Quindi comunque è incazzoso, secondo te? No, non è un NPC, secondo me. Ok. Radagon te lo metto ancora tra i papabili boss finali. Lo so, certo. No, per me che sia un boss non lo metto neanche in dubbio. Ok. È un boss Radagon. Poi potrebbe essere il boss finale come il Lothric della situazione. E tu lo sai che Radagon non l'avresti praticamente mai sentito neanche nominare senza la Chiesa dei Voti? Lo so. Pensa un po'. Lo so, però d'altra parte... È comunque un Elden Lord, quindi è importantissimo. E posso fare un altro ragionamento che ho fatto in bus a Tokyo? Sì. Tutto Dark Souls 3 gira intorno a Sullivan, sei d'accordo? Sì. E lui doveva essere il boss finale. E tutto Elden Ring gira intorno a Radagon. Okay. Dovunque ci giriamo, c'è Radagon come marito, come papà, come Elden Lord, come erede del grande Godfrey. Ma è sempre lui il perno attorno al quale ruota l'esperienza. Va bene. È così. Poi sono d'accordo con te nel dire deve essere il boss finale. Per carità di Dio, potrebbe anche essere il Lothric, no? E quindi lo vediamo. Elden Lord, ma ora faccio schifo. Sì. Un ricordo lontano di quello che sarebbe dovuto essere il boss finale, ma finisce per non esserlo. Questo sarebbe potuto succedere con più probabilità, senza escludere che possa davvero essere il fatto, qualora Mikela fosse un mistero. Ma l'abbiamo visto comunque. Cioè, Mikela non è il terzo Elden Lord come un tempo pensavamo. O meglio, come pensavi. E infatti Mog mi ha tolto un dubbio. Io sarei qui altrimenti a dirti, però c'è Mikela. Mikela è più probabile perché è quello fuori dagli schemi, quindi secondo me alla fine se ne escono con Mikela. Perché anche Mikela è al centro di tutto. C'è anche Mikela spesso innominato in tante situazioni diverse. Radagon però di più e Mikela sta nella bara, quindi con la manina penzoloni. Quindi Radagon per me è un boss. Al di là di questo però comunque, Elden Ring, climax. Elden Lord. L'Elden Ring... Non so se invece incontreremo la belva lanciata dalla manina, dalla volontà superiore. La chiamo manina semplicemente perché per me gli Outer God, cioè la volontà superiore è una mano per via di Pokémon, ma te la puoi immaginare come vuoi. Però, mi piace. Non so se incontreremo quella famosa belva... che è franata sulla terra. Questa potrebbe essere una cosa per il prossimo Elden Ring. Potrebbe essere un prequel. Cioè, nel senso, allora, tutto dipende da come si interpreta. Io, quando lessi la descrizione, dissi: questo è il boss finale. Ma non ti posso dire perché te l'ho detto. Purtroppo non posso dirtelo. E non pensare che in Bloodborne il boss finale sia legato all'animale. Ma c'è un motivo che non posso dirti per il quale ho fatto quella speculazione. Ciò non di meno. Rimane il fatto che una cosa è stato il mio gioco blind e impulso, sincero e genuino. Un altro è il rifletterci sopra, ma questa belva è diventata letteralmente l'Elden Ring, quindi ha perso la sua forma ferina, oppure è effettivamente diventata parte dell'energia del crogiolo dentro l'albero madre, cioè nel senso è ancora effettivamente un'entità che esiste nelle rune o no? Cioè se non esiste più non può. A meno che non sia un'invocazione alla Rennala, però non si sa, man. Se dovessi farti una predict, potrebbe essere anche materiale DLC. Ah, sì, può essere. Qualora il DLC vada indietro, oppure materiale DLC, ne lanciano un'altra, dico una stronzata a caso, per farti capire. Intanto piscio su continua perché devo giocare, ho voglia di giocare. Ok. Però... voglio visitare sto cazzo di albero madre. E allora devi piacere su continua e giocare. Andiamo. Allora, facciamo così. La prima cosa che voglio fare stasera è non darti appunto una libertà che arriverà dopo in maniera completa e affrontare subito la challenge. Oddio! Che succede? Niente, maestro. Cos'è? Io ho avuto un po' di storie qui nella mia live perché ho fatto prima il coglione con OBS, mi si è glitchato tutto, mi si sono duplicati tutti i layer, si è rotta la GPU, è stata un'avventura, ma non so cosa è successo a te. Allora,
maestro. Oh no, cosa è successo? No, non è successo niente, ok, okay. Parta da questo presupposto, okay, okay, è tutto ok. Okay. Ha aperto però... YouTube, c'era Final Boss. No, 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 no. Ok. Lei ha presente il pad della PlayStation 5? Il DualSense. Ecco, il DualSense, perfetto. Ci sono tanti tasti, ok? Sì, 16. No, di più. Ecco, ce n'è uno che si chiama R1. Oh no. Che serve per attaccare. Sì. Bisognerebbe usarlo contro i nemici e non contro le persone che ti vogliono bene, ok? Ok. Ok, e niente, questa è una cosa che mi ricorderò per molto tempo. Basta, andiamo. Va bene. Fai conto che è passata la spada a un centimetro sopra le teste di entrambi. Oh mio Dio. Ho tirato un R1 incredibile accanto a loro due, stavo per ucciderli. Anche no, perché questa cazzo di spada... No, l'R1 di Pav non va bene. Esatto, cioè capisci cosa gli avrei fatto? Li avrei cancellati dall'esistenza. Top. Momento palo nel culo, avete ragione, raga. Momento palo nel culo. La Stream Squad funziona, vero? Io penso di aver accettato tutto, ok. Allora, ok, la challenge, mi avevi detto la prigione dimensionale. Sì, hai visto, e quindi che c'era teletrasporto... un po' di goliardia nella storia che Bandai Namco ha anche ripescato. C'era un colore particolarmente... Blu, sì, blu. Sì, esatto. La sfida blu e tu avevi, non lo so, Thanos nudo, non ho ben capito. Cosa era un Giga Chad. Ah, era un Giga Chad, quindi penso che ci sia... ah no, ma ho sbagliato, sono c'è andato a montare di uno dei picchi di design di Elden Ring. Che è un uomo blu, un uomo completamente blu. Ho fatto una challenge apposta perché comunque questa è la chiave di volta di tante discussioni che abbiamo fatto. Uno dei picchi di design. E se non ti credessi? Lo scopriremo dalle tue impressioni una volta entrato in questa arena. Io però te lo dico, Mike fece la stessa cosa in blind proprio qui. Che cosa? Hai colpito anche tu? Te l'ho raccontato l'altra sera. Ah, sì, che l'hai preso a pugni. Sì, però l'ho fatto apposta, esatto. No, tu me l'hai fatta apposta, Però in realtà ho colpito Corin non apposta perché pensavo che fosse un mob. Per fortuna non l'ho shottato. Sono corso da Muriel. Scusa, scusa, bagnami della tua lacrima del perdono. Sì. Ci sono dei crogiolici amici. E io uno scudo a due mani. Il viaggio mi ha fatto male. Ehi, fratello. Oh no. Oh no! Yes. Yes, yes. I'm gonna do the mossa. Stammi lontano. Merda, che bravo! Bene così. Allora. Let's go. Ma i crogiolici amici intendi i golem? No. Dove minchia sei? Sì, nati. È alla prigione dimensionale, ho preso quella sbagliata. Dove? Non credo, non ce ne sono altre. Dove cazzo sei? Ci sono i tizi con le ali nati dal crogiolo per punizione. Ok. Sto sbagliando, amici? Non credo. Dove sei? Sei a sud? Sei vicino a Dectus? Sono vicino a Dectus, sì. Ok, niente, mi sono perso la progenie. Non so dove sono qua delle progenie. È sì. Open world, magari ci sono progenie che dormono, me ne sono accorto. No, no, c'è proprio una specie di accampamento. Ok. Ah, è all'accampamento. Ok. Non si passa da qua. Aspettate, fatemi ammazzare il tizio in preghiera. Ci godo. Ok. Scendi. Ti piacerebbe? Pezzo di cazzo. Ah, è lì, la vedo. Nice. Allora, per scendere senza uccidermi, come posso fare? Una domanda che mi sono fatto spesso. Allora, secondo me qui non muoio. Temporaneamente sì. Ti chiederei di mandarmi il pip. Lo schermino. Oh mio Dio, ci sono dei golem. Oh mio Dio.
No, 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 skip, skip, skip. Fretta, guarda, cerco di sopravvivere e ti mando tutti gli schermi che vuoi, ok? Perfetto. E poi ti mando anche un affettuoso bacino. Bene. Allora, allora... ragazzi, sto rincoglionito, ho fatto troppo viaggio. Ti capisco tanto. Il maestro mi capisce bene. Non è vero! Ma soprattutto, non è vero! Ok, ti posso mandare lo schermo. Era tutto per mandarti lo schermo, sai? Mi fido. Aspetta, ecco, l'ho mandato a 30? Sì, ok. Perfetto. No, no, va bene, sì, sì, per carità di Dio. Allora, c'è il sentiero per caso? No, non è vero, non c'è nessun c'è sentiero. Un, c'è un sentiero, c'è ma c'è un sentiero? Trovarlo. Sì, sì, sì. Addio 100k, raga, è così. Sempre così. Non è vero, ma soprattutto non è vero. Ah. RIP 1.000.000 di euro. Cosa? Ah no, di rune. Per favore, possiamo trasformare addio 100k in addio 100 euro? Mi fa straridere. Mi fa straridere, tipo, la giustificazione a qualunque cosa. Ragazzi, addio 100 euro. Ogni volta che Pav muore perde 100 euro. E dove cazzo si scende? Stai andando bene, vai verso la tua sinistra, continua così. Addio 100 euro, ragazzi. Ma quello che cos'è? Smettete di aggrarmi? Devo aprire la mappa, smettete per favore. Mi fate capire che cos'è quello? Re Locaria? Esatto. Ok. In realtà senza neanche aprire la mappa perché ho visto il lago. Guarda, in realtà una cosa coccolosa te la posso dire. Prima di tutto. No, te la dico dopo. Così non ti rovino la sorpresa. Una cosa coccolosa? Mm-hmm. Raga, mi sa addio 100 euro per davvero perché sono sopra. Stai andando benissimo. Vabbè, ma... eh sì, però le rune stanno sopra. Ah, quante erano? 18k un cazzo. Ma per favore. Non siamo più a Sepolcride. Ma poi tanto basta non morire contro di lui, no? Esatto. Qual è la challenge, maestro? Prima entra. Poi dovrai effettivamente o farti uccidere o fare quick exit. E ti dirò la challenge. Farmi uccidere o fare... sì, nel senso devi uscire dall'arena. Perché te ne devo... prima guarda il boss... devo osserva, guardarlo prima, ok. Gli dai un'occhiata, un giudizio. E poi ne parliamo. E dico, che giudizio che vuole, maestro? Sa. Da 1 a 10? Non servirà nulla di questo, non ti preoccupare. Non ti devo dare indicazioni. Vabbè. Darai il giudizio giusto. D'accordo. Vado. Non ti preoccupare, ho cieca fiducia in te. Vado, sono pronto. Quindi è un Chad blu. No, 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 il Chad blu era la mia valutazione. Ah, non è blu il boss. Beh, diciamo che gli spettri all'interno delle arene sono spesso bluastri, no? Va bene. Raga, ma quanto cazzo siete gasati? Ma che cosa trovo qui? Un uomo nudo col cazzo enorme? Sono tutti gasatissimi in chat. Adoro. Cosa sto per vedere? Ai ragazzi, bravi ragazzi. Vedo che conoscete cosa vuol dire essere vet. E vedrete la scelta che ho fatto. Vi emozionerò. Va bene. Sono pronto, sto per vedere uno dei più bei boss di Elden Ring, che figata. Let's go. Ci entro. Vai. Ci sono. Non c'è niente, maestro. Ah no, ok, perché mi devo avvicinare qui. Non ce la fa, non ce la fa, no, ho resistito troppo a lungo. Oddio, mi fa male la gola. Mi fa male la gola con acqua. Oh, Gesù Cristo. La gola.
Ok. No, vero. No. No. Ma ok, tu pensa a me in blind. Ma che cazzo di idea di merda è? Vabbè, il co-director è Tanimura. Allora, scherzi, ho capito, a, ma scherzi God, a parte, ragazzi. Godofroy, come cazzo sì, si chiama? Sì, Godfroy, esatto. Allora, cioè, è Godric Blu? Sì. Giusto per riusarlo? Sì. E l'hanno senza... chiamato Godofroy? Che... per favore, allora, dimmi che non hai provato a teorizzare su questa cosa. Questa cosa è solo una boiata. Io, allora. Io ho reagito come pensi che io abbia reagito. È stato un momento abbastanza catartico della blind run. Poi ho scoperto che essendo Elden Ring e non il DLC multiplayer di un prequel di From, a caso, hanno comunque contestualizzato. Rimane una mega merda. La e quindi Godofroy esiste nel mondo di Elden Ring? Cioè il gemello di Godric? Ci sei vicino... te lo spiego poi, ovviamente potevano mettergli una barba, cambiargli qualcosa, dargli un minimo di originalità di moveset, ma per carità di Dio. Cioè diciamo che in questo open world lo puoi vagamente giustificare, ma con uno schiaffo sulle palle a chiunque abbia avuto questa idea, bello forte. Sarà il padre, non lo so, un discendente. Guarda, è un stato ascendente, tentato, allora, è stato giustificato, fa caccare completamente qualunque parte del corpo non adibita alla deificazione comunque, ma... la cosa coccolosa, e qua te lo dico senza pun, antenato, ecco sì. Guarda, ti sto per dire una cosa che sono felice di poterti dire, puoi prendere sul serio al 100%, no pun intended, a uno dei drop più importanti di Elden Ring. E ce l'ha davvero. E questa cosa non ti dà fastidio? Sì, certo che mi dà fastidio. Okay. No, guarda, in blind me lo sono portato per tipo 6 ore questa cosa. La challenge qual è? Dire che bello questo boss. La challenge? La miglior grande idea di From Software. Guarda, e Bandai Namco ha detto sì. Ti dico questo. La challenge non la sa nessuno, non l'ho neanche anticipata ai ragazzi. La sa solo Bandai e... detto non internos, siamo in pubblico, ma con consapevolezza di ciò che è il lavoro che facciamo, puoi immaginarti quanto difficile sia stato, diciamo, lavorare PR su quest'idea. È stato bellissimo, Bandai è rimasta emozionatissima, sì. Ma è una bella sfida anche di comunicazione. È stato molto figo farlo. Sì, credo che non sia amatissimo dalla community Godefroy. Bravo ragazzo, ma il fatto è proprio questo. È proprio questo. Io ho proposto una challenge diversa da tutte le altre e l'ho comunque resa tale. Okay. La challenge è: non impazzite in chat, perché senza regole non sarà interessante come diventerà. La challenge è uno scherzo, diciamo, a differenza delle precedenti, perché qui la sfida è ucciderlo il più velocemente possibile. Quindi una speedrun. Una speedrun di Godfroy che va massacrato il più velocemente possibile e cancellato da questo software. Okay. Ma quindi una sfida senza regole di level up, armi, cioè nel senso tu non devi competere con nessuno. Permetterò a chiunque, anche di livello massimizzato, con cheat engine, con le armi più 25, con quello che vogliono, possono fare quello che gli pare. Mi piace questa cosa che tu praticamente hai proposto a Bandai di brutalizzare, sì, Godefroy, sì, con, sì, le armi più forti di un'intera community. Sì, sì, sì. Senza, cioè, quanto pietà. Cazzo sei petti per fare una cosa del genere? Esattamente. Sto dando il mio potere di influencer per fottere, esatto, Godfroy. E c'è però... la voglia di renderlo interessante. Ok. Per renderlo interessante e in qualche modo non uguale per tutti, perché sennò è ovvio. Ti ricordi quello che ho fatto con il vecchio Joel al Sacriderma? Sì, certo. Si fa così. Con l'onda energetica, a me non ce l'ho. No, non parlo del... Sì, l'onda energetica è un esempio, ma se ti fai buff fuori, ti potenzi tutto, entri e lo sfondi, è uguale per tutti. Qualunque build, okay, lo sconfiggi in 4-5 secondi dallo spawn e finisce lì. No, qui la regola è interessante. E quindi ragazzi, mi raccomando, se non seguite alla lettera la regola, non venite considerati. E poi non è valida la challenge. Esatto, taggateci, taggate Bandai, sarà tutto bellissimo. La regola è questa. Non ci sono limiti a nulla, ma... 1.
si entra in arena completamente nudi, compresi i consumabili. Equip, armi, talismani, completamente vuoto l'inventario, completamente vuoto di ogni cosa. Quando Godfrey appare, parte il timer. E ti devi vestire durante... Devi scegliere tu cosa fare. È tipo Ciao Darwin. Guarda, è una cosa super pazza. Cioè, devi toglierti i talismani, i consumabili, tutto. Tutto, anche le Estus. Tutto, ogni cosa. Così che il giocatore deve scegliere se... Ma mi baffo, non mi baffo, mi metto i buff, mi metto quale talismano, mi devo vestire con quale arma, ma metto l'armatura, l'armatura ha un buff, ma il talismano... E diventa un gioco mentale, strategico più creativo. Mi piace. Allora, per riuscire... Ciao Godwin! Ciao Godwin! Pippo! No, beh, con Godfrey possiamo farlo. No, ma infatti vedo... che il maestro è stato cattivo in un milione di modi, in primis perché è una challenge nella quale è il boss a soffrire, e in secondo luogo perché è estremamente ironica, divertente, stupidina, cioè tutte le altre challenge sono state maestose, si prendevano sul serio, rendevano giustizia al nemico, invece questa è umiliante, cioè noi entriamo da lui a cazzo di fuori e ci vestiamo durante la battaglia. Sì, esatto. E la gente deve taggare me, Mike e Bandai Namco, mentre col cazzo di fuori davanti a Godfrey si veste e lo ammazza. Cioè, capite quanto se l'è preparata creativo. Nel sonno? Cosa. Finita la blind run lì, la puntata ha fatto sì, Godfrey. Esatto. Va bene, io ci sto, farò parte di questa cosa con piacere, ma potenza di attacco. Dobbiamo ordinare le armi per potenza di attacco, così subito peschiamo le nostre due che ci piacciono. Poi i talismani che mi dovrò mettere alla svelta sono quello forza, quello dell'attacco in salto e quello del grande vaso. Quindi sono 1, 2 e 3. No, aspetta, era potenzia tanto gli attacchi in salto, avevo, vero? Hai sia il pettorale che... Ah, no, ecco che cos'era. Era il pettorale che mi aumentava ancora di più e staccava con questo talismano. Ho appena fatto la fine di tutorial. Se vedessi lo schermo, no. Capiresti, non ti preoccupare. No, ho fatto esattamente la fine di tutorial. Io cosa... Quindi cosa hai fatto? Hai fatto entrare un bambino in casa? Ho preso dei colpi perfettamente aritmetici e l'ultimo mi ha fatto male il doppio. Ecco. Io metterei, aumenta la forza. Aumenta, ma l'arsenale che cazzo me ne faccio, tanto sono nudo. Aumenta la forza, facciamo aumenta l'attacco in salto e ne abbiamo un altro stronzo? Uno che mi aumenta l'output di danni? Mi metto quello del sacrificio dei cazzi. Dov'è che è? Eccolo qua, vari attributi. Quello di Radagon. Quindi faccio Radagon. Forza. Gli faccio padre, figlio e spirito santo con il talismano artiglio. Poi mi devo mettere la cesta del corvo, che prendo abbastanza velocemente con questo movimento. Ok. Quindi, ok. E le Estus, che so la prima cosa. Cioè qui spammo. Va bene. Fico. Non penso mi serva altro. Secondo me con questo set... Ah, aspetta però. Mi posso creare anche della carne che aumenta l'attacco fisico? Ne posso creare 13. Le creo tutte perché tanto è un oggetto della Madonna. E poi però ci equipaggeremo anche quello. Posso buffarmi fuori? No. Anche i buff sono dentro. Tutto una volta dentro. Triggerato il boss. Non prima, sì. E le armi, regà, ho già detto, è così, è easy. Le armi sono la cosa più easy. Secondo me cominciamo con le armi e poi vediamo, va bene? C'è un tempo che devo raggiungere, che devo rispettare, oltre al quale niente. Sono stronzo? Enjoy. Tu non, cioè tu competi con te stesso per gioco, perché tanto ovviamente, non essendoci limite... non è una challenge legata alla nostra run come le altre. Va
Va bene, vado. Enjoy yourself. Facciamo bene. Prendi l'Estus, bastardo. Ok. Ok. Ci sono quasi. Quasi finito di apparecchiare la tavola. Ok. Vai. Mangia sta cazzo di carne. Sì. No. Ok. Ce l'ho. E adesso si gode. Oh no! Bel roll! Non sapevo ne facesse due. Bevi? È la fase 2 di Godric. Senza Viverna. Senza fase. Ma non sto speedrunnando un cazzo. Ci sto mettendo una vita. Ah, ok, no, aspetta. Gli faccio un danno e la madonna. Sì, freddo! Non è morto! Quanto ci ho messo? È morto. Ottimo. No, no, non ti ho cronometrato, ma... lo scopriremo. Qualcuno può vedere dal VOD, dalla clip, quanto ci ho messo? Icona di Godfrey! Non stavo scherzando, fra. Per niente, ero serissimo. Avete notato che nella direzione esattamente opposta rispetto a quella di Radagon? Girato verso sinistra e Radagon verso destra. 4 secondi non è vero. Ci ho messo un minuto, secondo me. Fatemi rivestire, va. Allora. Che cazzo c'avevo qua? Beh, stronzate probabilmente. Ah no, aspetta, torcia. Stronzate, ma come mi permetto? Telescopio. Vabbè, ma il telescopio tanto ormai lo uso così. Ma mi sono abituato. 14 minuti non è vero. Secondo me un minutino. 60 secondi. 14 minuti. 14 minuti, vai, faccia ridere. Ok, corna pavviche. 1.30, ok. Ci sta. 8.3 secondi. E avevo i crogiolici pantaloni, se non erro. Sì. No? Qualcosa mi sta facendo essere pesante. Eppure non sono morto. Cos'è che mi fa essere pesante? Ti manca un talismano del peso, forse, qualcosa del genere? Bravissimo, certo che sì. Perché la mia build normale è questa. Era questa la mia build, amici? Non me lo ricordo, i talismani li ho messi 40 anni fa. Lo so. Scusa, si è subato un ragazzo che ha scritto... ci hai messo 100 euro per uccidere. Fa ridere. Allora. Pipapaparapu. Era questa la mia build, amici? No, i pantaloni li avevo sicuro. Mi sto solo chiedendo... se avessi o meno questi talismani. Da adesso sì, va bene. Ok, da adesso questa è la mia build, ragazzi. Va bene. D'accordo. Perfetto. Ok. Beh, vado a prendermi le rune, non sono mai morto. Madonna, che boss di merda. Sì, però prima leggiamoci l'icona di Godfrey, magari. Guardate, non scherzo. Uno è girato da una parte e uno dall'altra. Bello, mi piace. E c'è anche il leone. Guarda che bello che in questa icona il leone si fonde alla sua chioma e sembrano quasi i suoi capelli lunghissimi. Esatto. Ma in realtà c'è il leone con la zampa attaccata alle spalle. È un bellissimo talismano. Soffre però, sembra che stia morendo. No? Cioè Radagon è stra incazzato. C'ha questi fiori che gli crescono addosso. Invece è veramente un bel... Godfrey è tipo dolorante.
forse rappresenta la morte che ha subito quando è stato esiliato. Vedrai che Vediamo. La descrizione è veramente preziosa. Leggendario talismano raffigurante il Lord ancestrale Godfrey. Potenzia l'attacco caricato di stregonerie, incantesimi e abilità. E quindi questo ci racconta in teoria che Godfrey era un uomo di pochi colpi ma buoni. Godfrey era un guerriero feroce. Quando si prefisse di diventare Lord, si mise sulle spalle la bestia reggente Serosh per sopprimere l'inestinguibile sete di violenza che ardeva al suo interno. No, aspetta, ma che bel personaggio è? C'è questo tizio, come Rock Lee, si mette addosso una bestia per contenere la sua sete di violenza. Cioè, cosa fa il leone? Lo contiene, gli contiene l'incazzatura. Che bella descrizione. Cioè, ora sappiamo, ed è una cosa che è preziosissima per la storia, sappiamo il ruolo di Serosh. Però non è un ruolo unico, perché anche Waralu ha una bestia che fa una cosa simile, mi sa. Esatto. Esiste quindi una correlazione che ormai non possiamo dire più con certezza essere è la stessa persona, però potrebbe essere un clan, o una cultura, o una provenienza, o un tipo di potere condiviso, non un'eredità, perché comunque chiaramente Huarulu deve essere un senza luce, per forza di cose. Però, Beh, secondo me è Huarulu che eredita da Godfrey questa usanza, questo mezzo di autocontenimento. Alla fine i barbari sono dei guerrieri incazzati che urlano per diventare più forti. Magari usando Godfrey come esempio, anche lui ha un leone sulle spalle per evitare di cedere alla rabbia cieca. O magari sono imparentati. Tutte cose assolutamente inconfutabili per ora. Secondo me non è un nerf alla potenza, rispondo a alcuni utenti in chat. È un nerf alla rabbia. Sete di violenza si parla, non di forza. Cioè non è che lui aveva bisogno di essere meno forte, e ci mancherebbe altro. Non era una roba che faceva per autolimitarsi in maniera Chad. Ah, sono talmente forte che non mi serve essere così forte. Mi sembra che il concetto sia: io sono fortissimo, ma sono un guerriero iracondo, e sì, un po' come Arion di Intail, rischio di andare in Berserk e di non capire più quale sia la soluzione strategica migliore. Quindi, esatto, Dragonfire, per avere autocontrollo ho una bestia che mi ferisce. A questo punto cosa fa? Lo ferisce, ma in maniera ovviamente desiderata da Godfrey. Sì. Però credo che a questo punto gli affondi gli artigli addosso. Avrebbe senso. A livello estetico ha sicuramente senso. Lo blocca dal sentirsi libero. Più si incazza, più lo perfora. Più magari, esatto, lo colpisce, bravo, sì. Più lui si arrabbia. E quindi in realtà non sta morendo. Questa è la descrizione che va proprio in coppia con l'icona, con l'immagine. Cioè questo è un momento in cui Godfrey si sta incazzando e il leone, brandendolo con gli artigli, gli suggerisce di calmarsi. E infatti ora posso finalmente rivelarti una cosa. Ho aspettato tanto. Nessuno sa come, dove, da chi sia stato ucciso e sia morto Godfrey. Però si presume che se... E io ovviamente non posso fare spoiler se si scopre qualcosa, quindi se ha seguito il volere di Marika, perché potrebbe essere stato reso senza grazia e aver detto vaffanculo. Io non muoio affatto, puttana, perché in Giappone sai che è proprio chiamata bitch Marika, tanto è crudele come entità, insomma, diciamo, non tanto come dispregiativo femminile, tanto quanto come antipatica estrema, cioè è fastidiosamente perfida, no? Senso.
Quindi non sappiamo se Godfrey ha effettivamente fatto questo o meno, ma io ho deciso di far sì, perlomeno nella sigla, di mettere una chicca legata a questa descrizione e di mostrare Godfrey. Quindi, nell'opening, la prossima volta che vedrai, lo noterai pronto a combattere ed è Serosh che lo ferisce e si lascia sopraffare. Io ricordo che c'è Godfrey nella sigla e che sta combattendo, pensavo che però fosse semplicemente una referenza alla battaglia nella quale Marika ha mandato a morire senza luce. Non esatto, avevo fatto caso a Serosh. Noi non sappiamo. Sì, però non avevo fatto caso a Serosh che gli fa male. L'ho fatto apposta, mica non potevo renderlo troppo esplicito con Badafrain e Sara. Giustamente. Cazzo, che bello. E quindi quasi lui concentrava la rabbia, che non era più fuori controllo, in pochi attacchi ma buoni. Cioè si mette lì, carica sto colpo e ti ammazza. Però stregonerie, incantesimi e abilità. Per abilità si intende l'abilità dell'arma? Sì, le weapon art. E non tutte le weapon art però hanno un attacco caricato. Esatto. La tua questa? No, per esempio. No. No, questo non vale come weapon art? No. No. Guarda, perché non è questa ho... la mia weapon art. Esatto, non ho data mining confermato, ma direi di no. Direi di no. Cazzo, Godfrey, non vedo l'ora di incontrarlo anche lui. Però lui è un grande ma. Vero, 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 vero. Mi aspetto che sia un boss. Mi chiedo però quale sia il suo allineamento. Questo non riesco proprio a immaginarlo. Come hai detto tu, ha mandato a fare in culo Marika. È tornato per il volere di Marika, per il piano che magari solo lui conosceva? E no, Lord Wyvern, però si parla solo di abilità, incantesimi, non di attacchi. Ora ricontrollo. L'R2 caricato non te lo potenzia. L'attacco caricato di magie e abilità. Ma quindi che cos'è alla fine Godfrey? Boh, questa descrizione non mi parla di Godfrey. Ancora non lo sai. Lo scoprirai, eh? Non ti aspettare un cazzo. Però lo scoprirai. Vabbè. Vabbè, a questo punto, maestro, dicevamo che andiamo all'Endel, no? Ma guarda che comunque stai facendo bene, eh? Dai, dai, dai. Esatto, all'Endel, no? Metto il waypoint all'Endel, va bene, va bene. Che palle, cioè dopo una descrizione del genere come si fa a non andare all'Endel? Lo so. I fucking know. Chi è questo? Chi è sto coglione? Oh no! Vuol dire che c'è anche uno di quei cosi? Spero di no. Il masnadiere dei cazzi. Eccolo qua. No, non c'è. Ok, dobbiamo tornare di sopra però. Faccio prima a fare il terremoto. Vado da Bocchi il Sarto e magari mi faccio anche quei gigantelli che stavano là, quei golem. Mm-hmm. Sul fondo, che ne dici? Maestro? Sì. Ho avuto un momento di... Let the voice of the take you higher. È andato tutto velocissimo. Che bello. Chiacchiera con Bock, l'hanno già fatta. Sì, già fatta la chiacchiera con Bock. Ok, volete fare la lucia con me? Facciamo la lucia, bei golem. Ti sei... Facciamola! Dai, dai. Facciamo la luce, go. Non facciamo la luce! Non facciamo la luce, non voglio fare la luce. Dai, dai. Facciamo la luce, amici. Dai, dai. Dai, dai. Vuoi fare la luce con me, bastardo maledetto? Allora, secondo me, un vet dei Souls si capisce dal fatto
che durante l'animazione che poi ti permetterà di fare il repostello, fai un ulteriore attacco. Sì, certo, ovvio. Quello, bravo, è il confine tra vet, esatto, e new buy. Madonna, che male che gli faccio al ragazzo. E te è una combo veramente zozza, comunque. Double ultra, petto dei ra, dei ra, dei corvi e sì, talismano. Sì. Cioè, completamente... No, l'attacco in salto è una madonna. Ah, ma è montacarichi! Ho capito ora che questa è l'altra parte del montacarichi, sono scemo. Sì, sì, è l'entrata ufficiale di Altus. Di Leyndell, eh sì, di Altus, perdona. Diciamo, la strada ufficiale che ti porta a Leyndell, mettiamola così. Mm-mm. Guarda che bello qua, c'è l'albero. Sono entrambi questi scudi. Il montacarichi. Il montacarichi di Dectus, del quale ancora non abbiamo l'altra metà del medaglione. Olifuccolo. Dove sono le mie rune, maestro? Eccole. Ho preso 100 euro, raga. Mi erano caduti 100 euro. È come Pokémon che lasci i soldi per terra. Ragazzi, qualcuno ha contato quanto ci ho messo? Avete cronometrato? Dai, qualcuno ce l'ha fatta? Sennò poi guardo i montaggi. Cosa stai facendo? Adesso ti dico, potevo ottimizzare perché non ho messo gli incantesimi giusti, eccetera. 26 secondi. Buono, dai. Senti, grazie. All'albero madre minore qui non c'eravamo stati, vero? No, per niente. Grazie. Andiamoci. Ragazzi. Figata. Va bene? Oh sì, no, adesso puoi anche aprire il vasetto. Io ho fatto la challenge... con medio impegno e mi sono divertito un botto. Fantastico. Voglio vedere le vostre, ragazzi, non allora. Limitatevi. Mi raccomando, deve prima apparire. Adesso devo dirti che per il passaggio da stagione 2 a stagione 3 manca poco. Eh sì. Avremo un nuovo inno per il vasino. Attenzione. Ok, sei pronto? Sono completamente coinvolto. Tanto onore a Sblumbo e a noi, e vaffanculo a Godefroy. L'ho aperto. Vasino reveal. Va bene. Perfetto. Poesia. Immaginate comunque, Pav, giusto, che lo dice seriamente. Esatto, giusto per darti qualche trivia di cose comunque da gamer che so che apprezzerai. Il talismano di Godfrey è tra i più meta in assoluto, anche se ovviamente servono certe build. Infatti stavo per dirti, per certe build, per la mia non serve un cazzo. No, per la tua niente. Amici, lo so che fuori le mura non ho esplorato, cioè manca una grotta, manca un altro albero madre minore, però tutta, se vi ricordate, avevamo cominciato con le mura interne e poi ci siamo detti fermiamoci. Abbiamo fatto la roba di Gold Mask prima di chiudere, perché il maestro mi ha dato un finale, quindi siamo tornati fuori dalle mura. E ora abbiamo fatto la challenge di Bandai. Però siccome stavamo cominciando dentro le mura, nonostante la mia precedente volontà fosse di andare fuori, direi di fare una cosa alla volta e finirla. Tanto, se facciamo prima dentro le mura e poi fuori, non cambia nulla, giusto? No, se ci fosse un pericolo te lo direi. Com'è possibile che non hai le due metà del medaglione? Prova a leggere la metà che hai. Raga, vi assicuro che non ce l'ho l'altra metà. No, è normale che non ce l'abbia, ragazzi. 100%. Non ha Eccolo esplorato... qua. Vabbè, in effetti avrebbe dovuto averla, è vero. Non ha esplorato una cosa, è vero. Non si dice che la metà destra sia Forte Faroth. È vero. Nella regione del Draco Tumulo. Sì, non l'ho fatto Forte Faroth. È vero, ma non ce l'ho nemmeno io Forte Faroth. Non l'ha esplorato Forte Faroth, è vero. Avete ragione ad avere dubbio. Forte Faroth. E qual è Forte Faroth? Questo qua, forse? Vediamo un po' se l'hai indovinato. Fammi vedere. Metti un segnalino. Aspetta, che ancora non lo vedo, eh? Sì, fai. Hai messo un segnalino? Non mi ricordo se questo è già Dracotumulo o no. Sì, l'ho messo il segnalino. Allora, potrebbe essere questo. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Di solito appare. Ecco, aspetta, ora è apparso. Vediamo un po'. Questo che cos'è? No, Castello Mantorosso. Il 2 è lì. E l'uno dove l'ha messo? L'uno l'ho messo. Oltre la capanna del mercante solitario.
Hai messo... Ah no, ma aspetta, qua ci stava Alexander, niente. Perché questa è Kaelid. È di qua il Dracot. In realtà, anche se c'è qua la cicatrice. Te lo metto ancora io. Ancora Kaelid. Così farai. Me lo ah! metti tu. Qua ci sta qualcosa. Ti ho messo questo il questo? Non so, non ti vedo. Dagli non tempo, vedo dagli segnalini. Tempo. Ci vuole un botto a farlo apparire in Seamless. Io vedo un 1. No, no, guarda. Dipende da dove l'hai messo te. Allora, ci sono due cose, però questo non sembra un forte. Secondo me è questo. L'ho tolto. No, l'avevo messo io quel 2. L'ho tolto apposta perché pensavo si stesse sovrapponendo a quello del maestro. Ok. Ah no, è allora vero, non... quella è vero, sbagliato. Io ho sbagliato in effetti. Ho messo il... Bravo, 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 bravissimo, bravissimo. È lui, è lui. È questo, ok. Sì. È lui, è lui. E allora poi un giorno ci andremo. Sì, 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 easy. C'è una cosa figa, oltre... però easy, senza fretta. Ok. Beh, c'è il sentiero. C'è il sentiero. Mm. Esatto, Phoebus, noi da Dracotumulo ai tempi ce ne andammo a gambe levate, spaventatissimi. Facemmo la torre divina col sacriderma super forte. Sì. E poi ci siamo levati dal cazzo perché sembrava una roba un po' troppo di alto livello. Ero ancora intimorito. Prima dell'albero madre minore facciamo questo uno. Io spero che tu veda i miei segnalini. Li vedo un po' sballati, ma va benissimo. Anche perché sono molto contento di qualcosa che è successo, che capirai molto presto. Ok. Qui vive nei cazzi questo qui, eh. Non ti permettere! Questo è un cimitero. Eh sì. Anche di grandi eroi, vista la dimensione del tronco. Vero. Però pensa che insulto avere ad Altus dei non morti. Madonna maestro? Madonna santa. Bravo. Che cosa brutta e sbagliata. Però sì, hai ragione, ci sono delle lapidi gigantesche. Magari antichi. Oh mio Dio, cos'è? Cos'è? Ma che è? Ma che attacco figo era? Ah, i non morti volanti, sì. Minchia, stava jetpackando con il soffio. Esatto. Aspetta, aspetta. Ci sono dei cavalieri. È tempo di perdere. Aspetta, it's fairy time. Però si sussurra in maniera sensuale, vero? Assolutamente, c'è una forte accezione erogena nel fairy. Perché ho ancora il carico pesante, scusa? Forse non avevo davvero i guanti? Eh sì, senza i guanti sto bene, va bene. Perché io lo scudo a portata di mano lo voglio, non voglio doverlo equipare ogni volta. È giusto. Ok. Nice. C'è una grazia. Se qui davanti alle tombe di Gesù Cristo non... Ora faccio il vet, maestro. Dimmi. Lo sappia. E faccio venire la notte, perché lì c'è un mercante dentro una casa. Quindi qua c'è un globo cinereo. Ma dai. Le è piaciuta questa cosa, eh? Mi è piaciuta. Ok. Però guarda, è già scomparso. Se ti siedi, andiamo a vedere se ha ragione. Non è notte. È notte, è notte. Ah, è notte, ok. Vediamo se l'allievo ha ragione. Ah, no, aspetta, è respawnato. Stardo. Dicevo, qui mi sapeva un sacco di melina. E invece no. Ok, spostiamo la notte, dai, Nightfall. Sì, facciamolo. Allora, accelera il tempo fino alla noce. Metti la Seamless. Avevo il favore dell'albero madre. Ma ce l'ho, eccolo qua. Stop, Seamless. Magari appare lo stesso? O magari dobbiamo parlargli prima. È andato via. È sparito davanti ai miei occhi e ora è tornato. Non vale la pena. Svasini? Non vale la pena svasinare, però c'è il peso. Prova a sederti da solo, fai tu. Va bene. Gestisci il tuo mondo.
No, li vedo Aspetta, benissimo. faccio un accelero in solitaria, ok? Esatto, vai, vai, vai. Anzi, facciamo così, facciamo un mattino. Faccio un mattino notte, ok? Ok. Oh mio Dio, stai controllando il tempo. Ah, tu lo vedi cambiare? Sì. Che figata. Però no, rimane là lo Già, stronzo. rimane là. Proviamo a parlargli prima, a vedere se poi, dopo che ha parlato, si. Una volta parlato. Transitivo proprio al massimo. Cos'è? Ah, girasole aureo. Già l'abbiamo letto in realtà. Leggi bene, magari qualcosa di nuovo, se trovi un oggetto che non hai mai visto. C'è tanta roba, c'è sicuramente la veste della tipa serpente, però fammi prima prendere le saette puniche. Freccia aurea, la conosciamo bene. Possiamo anche comprare delle freccettine grosse. Un diecino glielo compro, dai. Eh Infinite, tra l'altro. È prezioso lui. sì, eh. Veste da profeta, leggiamola, perché comunque non avendo questa classe non l'abbiamo mai letta, mi sa. Bravo. Veste dei profeti esuli che previdero un destino nefasto. E che per questo furono perseguitati ed esiliati dalle loro terre. La gogna attorno al collo ammonisce i passanti affinché non prestino orecchio ai loro sermoni. Ma quindi Corin è uno di loro? No, Corin ha una forma diversa di. È Ah, ok. circolare. Veste d'alto bordo. Mi sembra la veste della ragazza serpente, mi sfugge il nome. Lo è, Raya, Zoraya. Raya. Tunica Zorais. verde ricamata indossata dai giovani rampolli della nobiltà, e quindi ha anche assolutamente senso con la descrizione. Per un giovane aristocratico, questo capo di abbigliamento rappresenta la prima attestazione di indipendenza. E poi abbiamo un consiglio. Ah, c'è anche il pantalone da profeta. E non solo, c'è anche un'altra cosa che non hai notato, E adesso è tanto li leggo che. tutti. C'è uno Ok. scudo. Non solo. È una benda. Giusto? Non solo. Non solo? Allora, vabbè, facciamo proprio per benino con ordine, ok? Bravo. I Yes. dito sanguinante purulento, non mi interessa. La bottiglia di profumo, già ce l'avevamo. Frecce, 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 frecce. Dardo aureo, non ci interessa molto. La bottiglia di profumo prendila ovviamente, perché una in più. Ah, ok, hai ragione, sì. Senso. Poi abbiamo il dardo per balista, non mi Ok, sembra no. abbastanza. Come dire, utile al fine di teorizzare. Torcia della sentinella. Aspetta, questa è Eccola. nuova. Torcia in dotazione alle sentinelle dell'albero. Le sue fiamme incantate consentono a chi la usa di individuare gli assassini. Oh, è per fare quel boss! Mimetizzati da veli. Fornita dall'albero madre e dal Lord benedetto dalla grazia. Al fine di scongiurare una nuova notte dei neri coltelli. Quindi questa l'hanno fatta post Godwin. E Sì. il Lord benedetto alla grazia chi è? Radagon? Allora, The Si intende Grace l'Elden Given Lord, Lord? direi decisamente Godfrey. Godfrey? Guarda, fondamentalmente io sono un po' dubbioso, perché Grace Given sarebbe, cioè il Benedetto della Grazia è Morgoth. Però non capisco perché chiamarlo Lord nella descrizione inglese. Devo chiedere del Lord. giapponese. Mi puzza. In italiano è Benedetto della Grazia? Come viene chiamato in italiano nella descrizione? Ah, Beh. perdonami, in italiano, pensavo tu parlassi No, in no, giapponese. Dal Lord benedetto alla grazia al no. fine È di scongiurare Morgoth. una nuova notte dei È neri per coltelli. forza Morgoth. Perché il Ok. Benedetto della Grazia è Morgoth. Sì, è E il Lord Lord di però mi Rand. frega perché lui è re. Vabbè, è il Lord di Leyndell, lì è un po' scappata, perché comunque sai che in giapponese Lord è re, quindi ok, va bene, Ok. dai. Ci sta, è Morgoth allora. Ok. È giusto, c'ha ragione Lorenzo. È Lord con la minuscola, non Lord con la maiuscola. Corretto. È in inglese con la maiuscola, però vabbè, non importa. Ah, ok. Vabbè, non importa, è il re, è lui. Gran scudo illustre. Gran scudo con sontuose decorazioni, usato dai rampolli di famiglie importanti. Per le sue dimensioni eccessive era considerato adatto ai lord più pavidi. Riluttanti a riportare qualche graffio in battaglia, e questo va comprato per la lore. Ricorda Pav dei vecchi tempi.
Benda dei profeti esuli che previdero un destino nefasto, e lo sappiamo. Perché esitare se la via che conduce al futuro è ormai chiara? Chiudete gli occhi e procedete. Chissà che destino hanno predetto e se questo si dovesse o meno, come dire, relazionare alla fine dell'ordine aureo per come lo conoscevano Marika and Friends. Messaggio sotto la capitale. Messaggio venduto da un mercante nomade. Contiene informazioni relative alle fogne che si snodano sotto la capitale. Ulteriori dettagli. Sono a disposizione di chi è disposto a pagare. Io lo sono. Perché questa è una roba da esplorare durante il Legacy. Oh, yeah. Palesemente. Paleseli, come dicono gli inglesi. Allora, fammi vedere un po' dove cazzo sta. Aspetta, ordine d'acquisizione. Sotto la capitale reale di Leyndell si snoda un'immensa rete fognaria. Il pozzo nella città bassa affonda nei suoi cunicoli. Quindi dobbiamo andare nella città bassa e entrare in un pozzo. Esatto. E c'è una sorta di dungeon extra. Però se devi dire qua... grazie. Nel quale peraltro non è detto che non ci sia grande lore. Bravo ragazzi. Perché secondo me nelle fogne chissà cosa troviamo. A livello di Ariamis polvere sotto il tappeto, bravo. Esatto. Ma io ho detto Ariamis perché l'episodio 16 dell'Anima Oscura è polvere sotto il tappeto, esatto. Però niente, diciamo che è andato puzza... via. È andato via? A me è andato via. Ah, infatti perfetto. C'è, eccolo qua. Ottimo, allora, ok. L'importante è che perché è andato via. Bravo, però il Golden Perry mi ha sempre fatto fastidio. E questo è meno forte di quello di Lander comunque. Di Lander? Sì, scusa, non ce ne sono a Lander, by the way. Dico quello di Draco. Sì, mi ricordo, quello della challenge. Quello è molto più forte di questo. Affanculo. È comunque fortissimo sto stronzo. No, lo è. È fortissimo. Che cazzo di botte che tira. Questo poteva tranquillamente essere un boss con un po' più di vita. Madonna, che cesso che sono, che non gli ho fatto un parry. Questo mi sa che non si poteva fare. Oh no. Ok, non ce l'ha fatta. Madonna, che pigne. Che pigne. Io ho preso solo mazzate in questa fight. Mamma mia. Pensavo a grasse te. No. Bello, la solo botte run. Challenge di Bandai, prendi più colpi possibili a sto tizio. L'ho fatta. No. Giusto, manco la kill mi meritavo, grazie a me. No. Una fight oscena. Nuovo livello, un cazzo di niente, purtroppo. E abbiamo preso il globo Cinereus. Tra l'altro, guarda l'albero madre minore che è senza foglie. Non sta bene. Nonostante tutti gli altri fossero piuttosto rigogliosi. Rigogliosi, sì. Pini. Sai già qualcosa riguardo le fogne di Leyndell? Infatti non mi erano nuove. Dove avevamo letto delle foglie di Leyndell? Delle fogne di Leyndell. Mog. Mog nella profondità delle fogne ha avuto una visione della madre in forma. Ecco, vero. Quindi questo significa che Mog è stato a Leyndell. O meglio. Beh, tutti i presagi sono stati a Leyndell, a quanto pare. Bravo. Del resto, vengono dal crogiolo, uccello della morte, what the fuck. Tutto abbiamo fatto qua. La torcia, ok, ora la prendo, raga, la torcia. Scusate.
li odio. Li odio, li odio. Stupide. I cazzetti che ruotano? Mi hanno completamente tolto la kill. Ah, perché gli volevi fare onda energetica in culo? Sì. No, no. Raga, oggi non so schivare. Però i danni li faccio, fortunatamente. E allora facciamo così. Oh cazzo, ma che range ha? Madonna. Un quarto d'ora di mossa. Chissà dove ho messo. No! No! Chissà dove ho messo il Death Bird in tier list. Grazie maestro. L'hai ucciso tu, io sono... Come stappare la bottiglia? L'hai smollata. Vado a sedermi la grazia. Hai ottenuto il drop, poi controlliamo se tu... Scudo dell'uccello bicefalo, sì, ce l'ho. Questo scudo è super figo per alcune build. Aspetta che vado a... Ov di Joel. Esatto, esatto. Perché finché non ti siedi io sono in spectator mode, quindi. E l'ho scoperto l'altra volta, sì. Ho perso 100 euro, avete ragione. Adesso li raccogliamo. Sono morto. Sei laggato come uno sblumbiano pro. Rimetti not? No, no, non serve niente, no. Non serve più not. Hai già fatto il... Aspetta Death che... Controlla lo scudo. Mi tiro addosso delle rune. E piglio il torciame. Ce la faccio? Dov'è il venditore? Non c'è. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Sono seduto? Ok. Non basta, 6-7 gap. 6-7 gap. Resi 7 gap. Pure troppi. Sam. Ok. E il resto in frecce gigantesche. Andiamo a prendere 100 euro un attimo, maestro. Vai, vai. Che mi sono caduti. Tombe di eroi. Sì, sì, saranno condottieri del grande esercito di Godfrey. Eccoci qua. 100 euro presi. Lacrima di cristallo alata, peraltro. Dobbiamo leggere lo scudo e questa lacrima. Ma vorrei prima arrivare all'albero madre minore, if possibile, okay. Che è questo. Quindi basta buttarci giù. Non è così alto, no? Magari sì. maestro. Enjoy. Ok, intanto abbiamo fatto l'abbasso. Ok, con questo abbasso siamo tranquillissimi. Ecco qua. Eccoci. Albero madre minore. Yes. Here I come. What the fuck? È un presagio quello. Con dei popolani depressi. Non c'è nessun avatar. L'albero è appassito e morto l'avatar. La cosa dolce è che c'è un presagio che comunque è sotto un albero madre, nonostante in teoria... Dovrebbe essere un emarginato. Gli è stato detto... Ma ormai abbiamo appurato che Mog, in qualche modo... Sì, Mog, perdonami. Morgoth deve aver reintegrato... Beh, guarda, non presagi. È detto che non sia emarginato. È solo che tanto ormai Lindel è, non dico caduta, ovviamente, perché non è stata espugnata, però la situazione
è grave e lui, anche se presumibilmente ripudiato dall'ordine, è sotto un albero madre, nel senso che comunque ha quel legame. Vorrebbe, vabbè, a parte che viene da lì. Esatto. Adesso che più nessuno lo discrimina tanto, secondo me. Esatto. C'è da capire, Mog, perdonami ancora una volta, Morgoth, da che parte sta? È la domanda che mi sono già fatto l'altra volta. Certo, che cazzo, con sti nomi veramente sono degli stronzi. Mog, Morgoth, Margit, Rinala, Ranni, Renna, Radagon. Radagon. Radan Radagon per me rimane la cosa più difficile del ring. La lacrima del vento l'hai presa prima? Sì, assolutamente. Ho preso un sacco di lacrime qui. Cremisi e Arborea. Facciamo un po' di leggini, partendo dallo scudo. Allora, lo scudo era questo qua. Scudo dell'uccello bicefalo. Che bello, sembra una fenice. Scudo raffigurante un uccello bicefalo dipinto a colori vivaci. Si dice che l'uccello bicefalo sia messaggero di una divinità esterna. Ah, faccia! Quella della morte, forse. La morte fatidica. E capostipite dei necrorapaci, infatti. Quando i PV sono bassi, questo scudo aumenta sia l'attacco che la difesa. Già. L'uccello bicefalo si dice che sia un messaggero, chissà se esiste. Magari lo dovremmo battere. Secondo me era il Marika. Il Marika. Ah, ok, il Marika della morte fatidica. No, morte fatidica è più legata alla runa. Alla runa. Si parla di una morte. E come la chiamiamo qui? La divinità alla base del potere delle necromanzie? Ti piace di più? Sì. È una cosa più antica persino. La morte fatidica è esistita nell'istante nel quale si è separata dall'Elden Ring. Quindi. E c'hai ragione. Vediamo se possiamo trovarle un nome elegante. Aspetta, È morte basta in realtà, perché si parla di servitori della morte. Infatti questo è che tu sei già stato a Noxtella e avrai notato che esistono diverse fiamme in Elden Ring. La fiamma della frenesia, la fiamma nera. Necrotica praticamente, quella che utilizzavano i falchi. Quella è la fiamma dei necrorapaci, quella che utilizzano contro di te, quello che utilizza l'arma che hai trovato a Caelid. Ma infatti secondo me è morte basta, perché nelle necromanzie la chiama morte. Esatto. Grazie al cascinino dei giochi. Ciao Matteo, benvenuto. Allora, continuiamo. Sta andando bene. Continuiamo, quindi. Aspetta, devo leggere le lacrime. Le lacrime, sì. Le lacrime. Avevamo quella del vento. Where is vento? Arborea, sicuramente. Può essere mischiata nell'ampolla. L'infuso ottenuto previene la perdita delle rune alla morte. Mazza, l'effetto ha una durata limitata nel tempo. E guarda che c'è un ramoscello lunga. A proposito di esatto. Rune, crogiolo esatto. E albero madre. Esatto. Poi abbiamo la alata, ecco, non del vento, era alata. No, eppure la ventosa c'è. Vabbè. Riduce per un periodo il carico dell'equipaggiamento, mentre la ventosa aumenta l'efficacia delle capriole. Dark Souls 2. Bravissimo. Oppure l'anello di Karthus in Dark Souls 3. Dark Souls 2. Più bello. Ma perché un'altra? Perché ti cura di più. Diciamo che puoi metterle entrambe. È un'altra lacrima di cristallo creme. Si prevede la parte destra. Sì. E quindi se le metti entrambe ti cura praticamente full vita. Esatto. No, preferisco la barriera. Ora, una cosa te la devo dire. Sì. Perché io in blind, per esperienza pregressa, ho completamente sottovalutato il design che avevano in mente in From dinanzi alla lacrima del peso trasportabile. Sì. Te lo devo dire perché ti cambia completamente il modo di giocare. Potrebbe emozionarti. Tu dimmi adesso, quanto hai di equip load? Dimmi. 73 su 118. Allora, 73 su 118. Carico medio. Diciamo che in media nella storia sappiamo che per esempio l'anello di Havel te l'aumenterebbe di un 30, di un 40, che è tantissimo. Si tratta praticamente di 35 livelli e passa.
chiaro. Questa lacrima per tipo 3 o 5 minuti, quindi comunque la durata di una boss fight volendo. Vero? Coi danni che facciamo poi. Sì, sai di quanto te lamenta? No. 400. Ma stai scherzando? Io non l'avrei mai intuito in blind, non l'ho provata perché ero convinto fosse un buff discreto. Non è un buff discreto, ti porta al fast roll con qualunque cosa praticamente. È incredibilmente forte. Su alcune boss fight ti risolve il matchup, perché se ti metti magari l'armatura che tiene le zampate del boss, ma guarda, ma non solo ti risolve tranquillo. Il matchup, se tu in PvP c'è gente che la usa per esempio con build che sono incapaci a muoversi, la bevono e vanno in mid roll magari o in fast. E ti ammazzano. Merda. Allora abbiamo un altro golem qua. Però io sono in fight con qualcosa, non so con che cosa. Qualcosa mi ha aggrato. Ah, il ragazzo. Il ragazzo. Golemmopoli. E cos'è? Canto con tutti questi golem. Ah, XD. Aia. Me la meritavo, scusa. Ah, ma mi sa che c'ho il debuff del cazzo, sapete? Non credo, sai. Sì, perché adesso... non mi sono seduto. Ah. Vabbè, dopo me lo tolgo. Oh, oh. Aspetta che ci sta pure Gigino la trottola, sì. Qua che fa il simpatico. Dai, sì. Tira sta freccia. Madonna che scoppola che ti ha tirato. Ho sentito Joel che ha fatto proprio esatto. Comunque sarà molto difficile la serata, sono convinto. Perché? Sta per succedere una cosa che non ti aspetti. Non parlo di eventi di gioco, ma di psiche. Poi te lo spiego. Va bene. Adesso c'è Rennaloides. Rennalix. Radanink. Adesso non mi toglierete più dalla testa che dentro le prigioni ci sono tutti gli altri boss. Sì. Fortisax 2. Esatto. Lui è veramente Godric 2 comunque, c'è che ridere. Sì. Redon. Ronaldo. Sì. Margit, ma scritto con la E-E-T. Esatto. Margit. Radont. Mag. Arco pesante del golem. Aspetta. Ah, che droppino. Dobbiamo leggere. Arco pesante di pietra nera, opera di una civiltà ormai in rovina, usato dal golem guardiano. Quindi abbiamo la conferma che Lendl abbia ereditato questi golem da una civiltà precedente. Per tendere quest'arco estremamente pesante occorre una forza fuori dal comune. Questo lascia pensare che non sia stato progettato per gli umani. Fino in fondo che già conosciamo come Abelade. È un barrierino, non guasta mai. La regola del barrierino. Arriviamo fino in fondo qua? In che senso, scusa? Perché c'è una boss fight? Ma perché cazzo c'è una boss fight? Ma non è Lendl, cioè sì. Però è l'entrata. Esatto. All'entrata di Lendl c'è una boss fight. Questa è l'entrata di Lendl. Cioè comincia con una boss fight sto Legacy Dungeon. E lui chi cazzo è? Forse è lui la boss fight. Esatto. E una volta che lo uccido... posso entrare? Esatto. Quindi lui è il capo delle sentinelle. Bravissimo. È una sentinella draconica. Mai vista prima. Posso perriarlo?
L'altro no. Si poteva perriare, no? No, guarda, ora me lo faccio confermare dalla chat, ma penso di no. Lui è un po' cattivo. Ho provato. Ma tutti perriabili? Ok. Oddio! No, no Perry. No Perry? Non lo so, sono un po' indecisi. Un bel debuff alla vita, eh? Vabbè. Se fallisco così, però. Ha un moveset diverso dalla... Cazzo. Vabbè, vado a refresciarmi la vita. E a giocarla per bene. Niente per. Non si può fare col per. È troppo forte, è troppo chad questa sentinella. Sentinella mascella, lei. Sentinibola mandibola. Allora... Sediamoci. Ah giusto, non sei... Non ero in combat, quindi possiamo... Godere? No, è che mi stavo per suicidare, ma non sei... ho perso 100 euro, lo so. Adesso vado a raccogliere. Perso il portafoglio. Ciao ciao, 100 centesimi. Altresì dicasi un euro. Questo... È parente del lago salato. 100 centesimi. Provo a perriarlo. Il maestro cerca di rimuovere il lago dubbio. Salato dai suoi ricordi con il perry. Esatto. Se lo perrio 3 volte, didn't happen. $100,000 centesimi. Merda. È giusto 100k centesimi. Ma i ragazzoni in teoria possono essere skippati in serenità. Ok. È come per la metà dei boss di Elden Ring, perriarlo non serve una sega. Non è Dark Souls 2, Richard? Cosa? No, niente. Correggevo. Vi ricordate in Blind come ho combattuto contro Loretta? Ma lui si è visto in un trailer. Bravo! Vero? È lui. E c'erano due barbari che lo combattevano e gli hanno fatto tipo la spell draconica dello sputafuoco. Beh, lo stiamo scopando, poverino. Infatti non ti aiuto più. Fase 2, goditelo. E sta a sparare a te. Ah, ti piace il Fortisax, per questo sei draconico. Fai le Fortisaxate. Suoni il Fortisax. Me la meritavo. È stato bellissimo. Schiacciami. Ho rollato per istinto. Non volevo rollare, ma ho avuto l'impatto della memoria muscolare che mi ha fatto schivare. Sì, sì, sì. Me la meritavo, raga. Oggi solo freddure tremende. Madonna, ma è affanculo sta grazia, ma non c'è una più vicina. Penso che Marika non funzioni, ma che ci sia. Ah, ok, al solito. Ma non è Elden Ring, eh? È la Seamless. No, lo so, lo so. Mi sono seduto? No, perché sono un coglione, vero? Ah, nemmeno io. Fammi sedeva. Che questo non va... sottovalutato. Il morbo del sottovaluto è sempre in agguato. Lei, maestro, sì, conosce il morbo del sottovaluto? Tu non hai idea.
il è morbo pesante. Del sottovaluto mi ha più volte violentato, cioè. Anche a me il morbo del sottovaluto è la mia malattia più grave e persistente. Esattamente. Quante volte mi ammalo di sottovaluto, grave, proprio nella forma più acuta e stupida. E i ragazzi che seguono le live mi avvisano: attento al morbo, mettiti la mascherina. Io c'è morbo. Esatto, è una bufala. Lo so, raga, non v'è cura. Il morbo del grido. Esatto. Sì, sì, sì. L'antica peste del grido. Quanto avrebbe fatto ridere se mi avessi tirato un sasso addosso? Bene. Il terzo try è quello giusto. Dai. Però dove sono i miei 100 euro? Ok, eccoli. Ci sono. Go. Hai ragione tu. La fa leggermente dopo la ferzata numero 2 rispetto a una normale sentinella. Fa la boncata a terra. Mm-hmm. Vedi, la fa adesso. Di nuovo mi sono fatto fottere. Sono abituato troppo alla sentinella normale. Che ho fatto mille volte in tutte le prove di Elden Ring. Ok, ora ne fa un altro? No, ok. Eccola, aspettiamo l'altra. Non l'ha fatta. Ok, ha fatto questa, va bene. Attenzione. Ok, bene. Andiamo. E niente, ne fa un altro ancora di attacco. Beviamo. Attenzione, il morbo. Merda. Nier automata, ok. Posto. Vediamo adesso. Eccola, eccola. Mamma mia, quanto ritarda st'attacco! Ok. Oddio. Speravo di andargli dietro. Madò che palle il soffio che ti scauta le cure. Il soffio potresti perriarlo come il fuoco nero del Sacriderma. Ma non ho lo scudo cariano. Giusto, giusto. Sto fallendo tutti i doggini del fuoco, Cristo Dio. Attenzione. Ok, basta curarsi. No, non deve starmi lontano. Lontano no. Mi purga con tutte ste robe. Qui lo ammazziamo. Bene. Yes. Ma che tipo di cavallo è quindi? Era un mezzo drago? Il cavallo era influenzato dalla comunione draconica. Sì, perché sputava fuoco. Grande artiglio di drago e scudo d'artiglio di drago, quindi è un nemico unico. Sì. Che droppa tutte le sue armi. Arma apparentemente intagliata dagli artigli di un grande drago antico, brandita da grottesche sentinelle dell'albero che servono l'albero madre. L'artiglio è ammantato di fulmine e può dilaniare i miseri discendenti dei draghi, tipo Aghil. Sì, esatto, i draghi di Noxtella. Vero? Ma secondo me anche Aghil è inferiore a roba tipo Fortisax. Assolutamente sì. Lanceax. Sì. E l'abilità è tenacia. Poi abbiamo lo scudello, che in teoria ci racconta una diversa storia, vero? No. No. No, purtroppo no.
Ora però... in teoria c'è, lui, vabbè, c'è la sfida psicologica del non entrare. Prendiamo la grazia. Però che vuoi e fare? Poi ci si ferma. Sì. Per la per la terza volta dinanzi all'Eindel, esatto. Ho le vene tipo pulsanti in questo momento. Maledizione. E poi ci si ferma. Ma quando godremo? Quando Madonna santa. Sarà il momento giusto. Guarda, quando arriveremo all'Eindel liberi sarà... No, ma come? Ma niente Melina anche qui? Ma è in sciopero. E questo? È uno statuone in capuce. Sì. Allora, facciamo una cosa. Entriamo all'Eindel, va bene, andiamo. Chiudiamo, no, okay, chiudiamo le mura interne. Andiamo sì, alla prima grazia. Manca una grotta. E sì, ti sto portando non solo nella grotta, ma anche dalla chicca che ti dicevo prima del dialogo di Marika. Sta anche io non vedo l'ora che arrivi l'Eindel nel 2026, raga. Dai, chiudiamo le mura interne così non c'è più niente. La prima grazia è albero spettrale dei sobborghi, giusto? Sei stato bravissimo. Ok. Vado verso la grotta? Vai verso... C'è anche una rovina da esplorare. Prima le rovine. Prima della grotta. Vai. Ok, perfetto. Ah, Melina il sabato non lavora, essendo mezzanotte e mezzo. Giusto, giusto. Ok, me ne ero scordato. Scusate. Ci sta. È anche il mio di giorno libero. Ma è Alexandro. Sono quello i vasi, è Alexandro. Ah, no, ci sono tanti vasi. Sì. Pensavo fosse Alexandro, ne avevo visto solo uno. Questo invece è un luogo niente. Molto bello. Alexandro. Racconta sì. Anche qualcosa. Ma quando lo capirei meglio. Quell'albero è super aureo. Esatto. Che cos'è? È tipo abbracciato dai rami dell'albero madre. Penso che tu possa capire che cos'è. Chiesa dell'albero madre minore. Dunque è un altro albero madre minore. È un giovane albero però madre è, minore. Esatto, esatto, è giovanissimo. È giovane, sta crescendo e infatti è dorato. Ricetta e i vasi, questi, i vasi qui un giorno capirai perché ci sono. Ora non ne ho idea. Forse per proteggerlo un tempo. Beh. Grasso sacro, tutta la roba sacra, certamente. Ha senso. E ce n'è un altro ancora, guarda. Sì. Pure questo. Esatto. E durati. Anche queste foglioline qui sono aureissime. Qui c'è proprio cura per i dettagli top from. Cioè il fatto che il suo tronco sia dorato la dice lunga. Quindi bro, ma questa roba sembra super importante. E ti ho portato qua mica a caso. Sigillo dell'ordine aureo. È quello che ho messo in mano a Pav. Oh, ma no, non proprio. Okay. Ho messo in mano un'altra a Pav nella finale della sigla. E ovviamente non è un talismano, come mi ero è reso un conto sigillo. Da subito. È un sigillo, quindi è chiaramente una weapon di quelle che castano, no? Sì. È pesa zero, pensa un po'. Pesa zero, quindi è solo un sigillo. Beh, anche quello di pietra è un sigillo, questo è proprio energia, esatto. Sì, intendo, è solo un sigillo sì. A livello proprio simbolico. Sì, sì. Sacro sigillo amorfo che raffigura l'osservazione cerimoniale dell'ordine. Potenzia gli incantesimi dei fondamentalisti dell'ordine aureo. Il fondamentalismo è una disciplina di studio in tutto tranne che nel nome. Potenzia gli incantesimi in base a fede e intelligenza. Questo è il. Cioè, è top Radagon. Giusto, perché sia fede che intelligenza. Esatto. Diciamo che, riprendendo il discorso di Gold Mask, forse Gold Mask non era un fondamentalista. Era un pochino più puro. Allora. Anche il centopiedi aureo c'era qua. E immagino grazie. Che Melinopoli sia qui.
da mettere comunque nel set. E sì, parla con Melina. Bene. Solitamente Melina droppa le bombe, quindi let's go. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them ovviamente with you. In Marika's own words, I declare mine intent to search the depths of the Golden Order through understanding of the proper way. Our faith, our grace is increased. Those blissful early days of blind belief are long past. My comrades, why must ye falter? Sai che non ho capito? È super contorto. Diciamo che in questo momento... In italiano l'ho capito, intendo dire, non ho capito a cosa faccia riferimento. Credo alla creazione molto della grazia. Io ci ho messo molto... Alla visione di una grazia dal punto di vista proprio materiale. Il fatto è questo, lei qui... dobbiamo valutare un paio di cose. È uno dei dialoghi meno comprensibili, ma anche più importanti, perché mano a mano che si allontana dall'Eindel, comunque noi abbiamo ascoltato i dialoghi a ritroso, ok? Certo, perché giusto, certo. È esatto, questo è un pellegrinaggio di cui noi leggiamo il racconto dalla fine. Okay? Verso l'inizio, man mano che ci avviciniamo all'Eindel, certo. In giapponese la dichiarazione completa tradotta in italiano è: qui dichiaro l'indagine della legge aurea. Essere consapevoli di ciò che è giusto e vero rafforzerà la vostra benedizione e fede. L'era di quella cieca e dell'infanzia felice è finita. Compagni, a cosa serve esitare? Praticamente qui sta Marika... accompagnando i senza luce fuori dall'interregno? Sta accompagnando senza luce fuori dall'interregno per poi infine dimostrar loro che il suo piano è togliergli la grazia e mandarli a morire. È benché una... questo nella sua testa indaga nelle verità ultime dell'ordine stesso. Sì, diciamo che si potrebbe interpretare come il fatto che comincia ad avere dei dubbi, però è anche vero che non solo non li rende noti, visto quello che dice poi all'alto piano chiaro iniziale davanti a Dectus, in cui fa la supercazzola dello dentro o fuori. Però quello che si nasconde nella testaccia di Marika qui è estremamente martiniano e complesso, quasi indecifrabile per ora. Però ti dimostra anche che l'Ordine Aureo ha avuto un momento di delicatezza e un momento di perentorietà. E le cose li stavano finendo. E mi ha dato le moto, l'ho visto, regà, ordine esterno. Sì, ora hai ordine interno e ordine esterno. Quindi hanno anche esitato. Godfrey non l'ha presa bene. Questa è la vera informazione che ci dà questo dialogo. Esatto. Se lei fa un discorso del genere e dice: siamo arrivati fin qui, adesso vi porterò a esplorare le verità ultime del nostro credo, perché esitare? Vuol dire che Godfrey non era tanto convinto. Diciamo che il nostro... Forse Godfrey aveva subodorato che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Era il suo compagno, quindi. Se no, perché esitare? Cioè, Godfrey e le proprie milizie avrebbero dovuto seguire Marika sempre e comunque senza neanche doverci pensare. Quindi il fatto che ci sia un'esitazione, secondo me, è indice di un aver subodorato qualche problema, dubbio, appunto. Sì. È dubbio, esatto. Sempre più oscura Marika, ma non nel senso che sia cattiva, nel senso che non si capisce che cazzo volesse fa. Esatto, penso che ancora questo... ora brancolo nel buio su questa roba, ma perché ha dovuto mandare a morire senza luce? Momento dopo il quale è tutto andato a troie. È tutto andato a troie, dopo le è morto il figlio. Il fatto è che lei non vuole che il suo esercito tentenni dinanzi all'approfondire ciò in cui credono. Però il fatto è secondo me scusami, vai. No, il fatto è che Marika, qualunque cosa facesse, era sempre sotto l'occhio della volontà superiore, potremmo dire. E volevo arrivare lì. Infatti secondo me Marika, la cosa sensata al momento
Per quanto Marika dia la propria interpretazione sempre e comunque dell'Ordine Aureo, la cosa più probabile è che lei sia una Ranni diversa, ma comunque con lo stesso fine. Cioè, come Ranni vuole liberarsi delle due dita, secondo me Marika ci aveva in mente di liberarsi della volontà superiore. E in ultimo, infatti, viene punita. Che cazzo hai fatto? Tu sei figlia a me. Però magari nel suo contorto piano c'era un... Io voglio essere dea per davvero. Non dea, però comunque sono un appendice di qualcos'altro. Per come si comporta Marika, vedila così. Mm-hmm. Va bene? Sì. Quanta gente ci decanta l'importanza della volontà superiore? Mi piace molto. Questa era una delle tue migliori discussioni in assoluto. E non è un caso che abbia resistito fino ad ora a malapena a portarti qui. Perché era un po' il fatto che tu, che me, che noi ci troviamo qui dinanzi a un dialogo che sembra indecifrabile, significa che è veramente strano. E ti avrebbe stuzzicato. Bro, sto aprendo le porte del chakra. Radagon, esatto, gli serviva a questo. Lei aveva bisogno di un altro Elden Lord per fare qualche magagna con l'Elden Ring. Lei ha fatto qualche magagna, poi l'ha rotto, ma per un altro motivo, ok? Perché hanno congiurato contro di lei, lì è andato tutto a puttane. Ma lei doveva fare qualcosa con l'Elden Ring e con Radagon, ad insaputa di Radagon. Ma il segreto di Radagon le avrebbe permesso di liberarsi. E questo è il punto. E questo è il punto, che Godfrey sarebbe stato un Elden Lord troppo nella parte e lei non se lo poteva più permettere. Quanta gente decanta le lodi della volontà superiore e quanto non l'ha mai fatto Marika? Perché in Marika's Own Words non segue mai, anzi non precede mai, seguiamo la volontà superiore? Oh, non ne parla mai, non gli frega un cazzo della volontà superiore. Parla solo di lei, del suo ordine aureo, dei suoi figli, di come si devono comportare. Io credo che Marika volesse il suo regno, volesse essere l'unica dio, l'unica dea, tant'è vero che le statue sono le sue, no? Della volontà superiore. Poi, per carità, onestamente, nel mentre sono quasi all'erogeno per quanto mi piace ascoltare questa cosa, adoro tutto ciò che stai dicendo e finalmente siamo spot fucking on. C'è anche da dire, ti dico da vet, che comunque, secondo me, la cosa era reciproca. Nel senso, la cosa era reciproca, superiore, cioè? Non frega un cazzo di Marika. Semplicemente, magari alle due dita, sicuramente, perché loro sono entità correlate, profetiche, che credono. Però è anche vero che la volontà aveva la sua area di influenza, il suo avatar, e fa un po' come cazzo di pane. Fino a che però non fino si a deve che... essere Bra- esatto, resa conto che esatto Marika la voleva anculà. E allora lì, ehi bambina, vai in punizione. Tu considera che questo che stai raggiungendo adesso, per carità, siamo in Vetran, cioè siamo in Copran, ok, c'è tutto questo bel giro di spinta e collaborazione, ma è uno dei cardini più oscuri di tutto Elden Ring. Ciò che hai raggiunto adesso è evidente, te lo supporto dicendoti sì, ci sei. Marika, siamo arrivati all'Ender, se non te lo dico adesso. Marika voleva fottere la volontà superiore fino in fondo. E non c'è nessun motivo per il quale Godfrey è andato a morire a suo vantaggio, secondo me. A meno che davvero anche il ritorno dei senza luce non faccia parte del piano di Marika per fottere la volontà superiore, che richiede anche o comunque prevede il suo essere messa in disparte, in punizione. Magari Marika è veramente Melina, anche se Melina non ne è consapevole. Magari Melina è quella parte di Marika che avrebbe dovuto poi cercare il miglior senza luce in ritorno dalla merda per riuscire a rimettere insieme l'Elden Ring e fare il fottimento finale. Vedremo. Qua mi fermo dal essere rumoroso, ma vedremo. Perché Radagon, mannaggia la puttana, lo so, dell'Eva? Perché Radagon? Cosa è? Ma tu lo è sai. È un Elden Lord Farlock. Ma tu lo sai, allora, che, tu lo sai che il segreto è dentro l'Ender, qui dietro. Lo so, lo so. Cazzo. Non girare il coltello nella piaga. Cazzo. Però vedi che fare le cose fuori aumenta il godo che ci sarà dentro l'Ender. E lo so, non vedo l'ora. Però, non vedo l'ora.
Radagon non è diverso dal metodo con il quale Ranni si scherma dalla volontà superiore. Ok. Ovviamente non posso poi inquadrare nel pratico cosa sia, però il punto è, l'Elden Lord è colui che dirige la baracca Elden Ring alla mano? Sì. Secondo me, cambiando Elden Lord cambia anche come utilizzi l'Elden Ring, l'effetto che ha, non lo so, però il corpo di Radagon o il potere di Radagon in qualche modo lo rende un Elden Lord idoneo a fottere la volontà superiore, cosa che invece Godfrey non avrebbe potuto fare. Godfrey o serviva dopo, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore non serve a niente, è una presa per il culo, è solo per evitare che i senza luce facciano storie. Sì. E visto che c'è Martin, questa opzione è molto probabile. Infatti, non c'è nessun piano. La cosa affascinante di Elden Ring, quello che per fortuna io ho cercato di inserire come piccolo seme all'interno delle primissime nostre live di quest'opera, adesso sono entusiasta di vederle così germogliate in te, perché attraverso anche il tuo istinto e acume hai compreso perfettamente la differenza fra Elden Ring e i precedenti Souls, che senza nulla togliere e con una profondità incredibile che hanno comunque dimostrato di avere anche nelle sottigliezze del 3, comunque sono JRPG in un certo senso. Certo. Qui abbiamo delle sottigliezze estremamente romanzesche e umane di entità che sono completamente rese complesse dal loro essere di natura terrena. E Aizalith non era terrena, cazzo. Mentre Marika, no, certo, una dea, sì. Quindi ci, ma infatti io ti do anche la motivazione. Io ti do anche la motivazione, te la posso già prevedere, poi magari sbaglierò. Certo. Marika lo fa per la famiglia ancora una volta. Lei vuole essere divina perché per i figli che si mostreranno meritevoli del suo affetto, del suo calore, della sua luce, della sua capitale, bla bla bla, Marika darà il potere assoluto. Perché lei li proteggerà, perché lei sarà la divinità unica. Ora, la domanda che dobbiamo farci è: ma se l'Elden Ring, per quanto forte sia, non è che una caccola della volontà superiore, mi permetterai l'iperbole, come poteva Marika fottere la volontà superiore da qui, con quel poco che ci si ritrova in mano? Questa è una domanda importante. Lo è. Perché io posso pensare ad usare l'Elden Ring per inculare Maliket, per inculare la gente che sta qua intorno, ma persino gli Outer Gods, che sembrano in qualche modo meno potenti della volontà superiore. Ma la volontà superiore come la inculi? Non puoi. Non può, capito? A meno che non ci sia una sorta di legame animoso tra Elden Ring e la volontà. Cioè, ti faccio un esempio stupido per farti capire che intendo. Se avveleni l'Elden Ring, pure la volontà superiore subisce un danno. Chiaro, però se non lo credo possibile. No, era solo per farti capire. Sì, però non dove può andare a parare Marika. Cioè, perché secondo me la volontà superiore è talmente potente, è talmente ascesa rispetto all'essere, trascendente rispetto a tutto, che l'Elden Ring, incredibile potere universale, creativo e creazionistico che sia, è un suo asset, non è se stessa. Quello è Marika, semmai. Quindi non direi che puoi danneggiare la volontà superiore del genere del Elden Ring. La danneggi a livello strategico, la danneggi a livello animico, nel senso però non di danno allo spirito e alla sua concretezza. È crashato? Non sono crashato io per la prima volta? È saltata la luce.
Vabbè, ci sono abituato. Cioè, la luce salta a me di solito. La luce salta a me. Beh, non... Sabaku 1, Milano 0. Incredibile. Crashato Saido è... Boh. Completamente innaturale. Mi sento... Mi sento strano. Sì, è stato Sabaku 1, Milano 93. In realtà è quello. Che strana sensazione. Che strana sensazione. Sono così... Che ci faccio qui non crashare? Che ci faccio qui non crashare? Ma... Saido letteralmente senza luce. Smettetela, ragazzi. Bella puntata quella di stanotte, eh? Bella puntata quella di stanotte. Io gli avevo messo i segnalini per spiegargli le ultime cose da fare. Quindi è questo che si prova. Esatto. Comunque non male 26 secondi. Avrei potuto guadagnarne probabilmente 6. Pieni. 6 secondi sicuramente li posso guadagnare. No, non serve. Lasciamogli scoprire della frenesia dopo. Tempo al tempo. Cioè, non c'è fretta. Piuttosto... Il... Qui non c'è il... Mi sto confondendo? Ma lì non dovrebbe esserci qua l'arma che pensavo sarebbe stata quella finale di Pav? È qui, no? Esatto, sì! Ecco il finale. Ok. Ecco il nostro finale. Si gode, come direbbe Francesco. No, il venditore di granchi, chi se ne frega? No, chi se ne frega? Cioè, io me lo segno, me lo ricordo, ma... Che moveset fighissimo. Questa cosa non l'ho mai vista. Ha abbaffato l'arma, ha cambiato moveset. E si è curato. Riabile. Assurdo. Maledetto bilanciamento dell'open world. L'avevo detto io prima. Riuscisse. Non ci voleva un genio. Questo significa che posso dargliene due. Così rompe il gioco definitivamente. Non penso. Molto forte un PG intelligenza così comunque, eh? In realtà è veramente forte utilizzare armi intelligenza. Danno magico è juicy. Very juicy. È ancora off, ma ce l'ho in chat, eh? Ce l'ho in chat.
io vi ho già rivelato moltissimo in, in preview, quindi magari se adesso sta arrivando qua qualcuno da Saido, siamo in stream squad, non posso più spoilerare. Facciamo i calmi, facciamo i buoni. I teschi illuminati sono morti che hanno ancora la grazia in sé. Il che la dice lunga in realtà, livello di loro. Fire. Canuzzo! Quanto è bella! Le weapon art di queste armi sono meravigliose. La culata d'oro, non vedo l'ora. A Puff piacerà tantissimo. Gli faremo leggere i nuovi incantesimi di Corin, ma non c'è fretta, eh. La co-op run è cominciata con dolcezza, proseguita mediocramente, ai miei standard insufficientemente, con contenuti terribili e orribili per i miei standard. È migliorata piano piano, nel momento nel quale è cominciata la Seamless, a parte forse una live e mezza, è diventata stupenda, e nelle ultime 4-5 live... superba, superba, troppo contento, perché comunque è stato un errore cominciare Elden Ring così presto, un enorme errore, è il motivo per il quale non lo farà con Pokémon lui, non perché non vuole fare le cose subito o ha paura di perdere pubblico, è letteralmente una discussione che abbiamo fatto per ottenere qualità migliore, lo faremo anche con qualunque cosa riguardi DLC, Elden Ring 2, quello che sarà. Beh, per me è mediocre il fatto che ci fossero tempi morti infiniti, che io non avessi la competenza per poter rispondere a delle domande come ai tempi della Dark Souls Trilogy. E infatti questa non è una veteran run, è una co-op run. Adesso ci sono un sacco di chicche veteran e è bellissimo, ma non bastano, però sono tantissime e di grande livello. Allora. Ma io sono super noioso in queste cose, sono molto autocritico. Se sapessi che non mi fotto il salvataggio andrei a fare cose, ma non posso perché altrimenti poi nella coop... Esatto, le mie erano Fight Club. Un po' mi dispiace non poter fare PvP perché con questo PG fare PvP sarebbe divertentissimo. Divertentissimo. DLC e TGA, un accenno secondo me è possibile. Non lo so, Death Stranding 2 ci sarà. Sicuro, finalmente. Fucking finally. Sono troppo contento che sia Death Stranding 2. Sono molto curioso. Erano anni che dicevo che serviva Death Stranding 2 a livello narrativo. Quanto amo quando succedono queste cose. Il ritrovamento della 5 idea è bellissimo. Vabbè, il Director's Cut è un nome infelicissimo. Infatti neanche a Kojima è piaciuto. È esploso anche a Saki. Gli è saltata la corrente. Mi ha detto che sta tornando, ma quando la corrente è instabile non si può sapere. A questo punto, grazie a tutti del supporto, ragazzi. È anche partito l'hype train appena l'ho detto. Lironze, Jerry Scottish, Mr. Rigu, Demnius, Francesco Bobo, Denzino, Saitiama90, Raf Volp, Stradi Bull, Apple Pipox, Andrea Berna, Malal, Gafox, Ammet, Zeppola, Phoenix, Bland, Marlin, Just Call Me, Daddeloski, Giros, Only Bastion Please No Report, Maron Manuis, Brett Vlas, Jokert, grazie, Sir Gala, Girelans, Cattobello, Selfab, Quasi un anno, Il Mela, Rick Kalok, The Real Ref, Xelotaik Nor, Marix Sixiz, Axel The Kid, Rakanoth, Renna Blue, Dogbear, grazie. Sì, blackout, sono abituato ad averli io i blackout, ma...
non ci sono dubbi, secondo me, sul DLC di Elden Ring. Non è ufficiale, ma dai su. Ora parto con Isaac, ragazzi. Non c'è niente che possa fare senza spoilerare cose o desincare il salvataggio. Cavolo, abbiamo fatto veramente tanto, eh? Abbiamo fatto veramente tanto. Dobbiamo esplorare quest'area che sarà una palla. Però qua ci sono segreti interessanti. Qua ci sono cose interessanti. Anche questo è carino. Ma la cosa più importante sarà Eleonora, ovviamente. Che dovrebbe essere qui. Poi abbiamo, sì, Castello Ombroso. E poi in generale... Secondo me se lo perderà questo completamente, come me lo sono perso io. L'ho recuperato poi nell'accelerazione, ma così per disperazione. Leyndell non avrà subito la ciccia, ragazzi. Leyndell sarà lenta, perché Leyndell è gigantesca, con tante cose interessanti, ma... Ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo. E poi purtroppo, perché comunque non c'ho voglia, ci sono le tombe giganti. Superato Morgoth, gli dirò di essere più celere, perché si aspetterà qualcosa che i campi innevati non hanno. La prossima challenge sarà, tra l'altro, Morgoth. Se volete ve la spoilerò. Posso spoilerarvi la challenge di Morgoth, però non dovete dirlo a Sidon, dovete essere bravi, eh? Perché la challenge di Morgoth non è meme e non è scherzo, per quanto mi è piaciuta l'idea di Godfrey. Allora... Ci sarà... D'accordo, vi dico la challenge. La challenge di Morgoth. Non la dico? Estus in bocca? Sì, l'alone nero era per... Scusate, era per... Che scemo, l'ho tenuta per sempre. Vabbè, dai, ve la dico, non succede niente. Poi ve la dimenticherete insieme a me, poi la ripeteremo. La challenge sarà legata al livello di PAV. Perché comunque non è una challenge, non è la SNM challenge. Se volete, le mie sfide si chiamano SNM challenge e sono sul canale principale. Queste sono challenge legate alla co-op run. Quindi ci sarà il livello di PAV come cap. Armi più 0. O meglio, armi massimo al livello di Margit. C'è anche lore. Devo decidere se vietare il sanguinamento. Esatto, armi massimo più 3. Armi massimo più 3.
E onestamente vieterei il sanguinamento. Sì, diciamo che il bastone meteoritico è abbastanza easy peasy lemon squeezy. Difficile parare lui. Oh, il brutto. Oh, è tornato Saido. Non in live, ma in Telegram. Sono pronto a dargli manforte. So cosa vuol dire perdere la corrente. A questo punto faremo il dungeon la prossima volta, ma lo porto qua. Gli farà bene un bel spirito arporeo ulcerato. Quanto vorrei dire facciamo PvP, porca miseria, ma non possiamo. I salvataggi sono completamente rotti. Senza Seamless. Elohim, grazie, di Ronze. Ho il sub gold dorato, praticamente riempito, sull'oro di Altos. Sarebbe bellissimo fare PvP adesso, porca miseria, aspettando Francesco. La mia intenzione sarebbe dare l'arma a Saido, non lo so, è troppo forte. Diamogli un po' di sfida, Dio buono. Non posso dargli un'arma duplicata di quel tipo. È troppo, ragazzi, dai, su, per favore. Veramente troppo. Farò video Lord di Elden Ring, sì. In realtà ho già un documento di quasi 50 pagine. Prima erano 30, poi sono diventate 40, ora sono quasi 50. Ed è difficile definire il finale preferito di Elden Ring, perché l'idea dell'albero che cambia colore è meravigliosa rispetto a quello che si scopre della lore. Però diciamo che la Frenzied è il top, per quanto sia generalmente il meno interessante nei risultati. Dal prossimo vorrei mettere i sottotitoli in inglese, perché ormai la community internazionale comincia a citarmi quando ci sono correzioni dal Jap, eccetera. Come pensi reagirà al segreto di Radagon? Io sono curioso di vedere se lo sgama. Il fatto è questo, ci sono... Io ho grosse paure per la chat di Francesco, di cui magari alcuni siete qui. Siete molto bravi. Ho comunque timori perché, non lo so, Huaralu mi preoccupa molto. Il segreto di Radagon mi terrorizza. Non tanto il segreto, perché sarebbe già successo, magari, ma proprio farglielo trovare. Cioè, non dovete dirgli niente. Non dovete dirgli niente. Non deve trovarlo per forza. Tanti in blind non l'hanno trovato. Tanti in blind non l'hanno trovato. Grazie, Axel. Esatto, mettete le emote only, assolutamente. E il fatto è che io gli ricordo di non leggere la chat, ma ci ricasca sempre, che è una cosa che comprendo perfettamente. No, ma è ovvio che glielo faccio trovare se non lo trova lui. Ma deve poter vivere il fallimento, cioè. Tanto, ragazzi, ne abbiamo già parlato. Se volete guardarvi le mie pillole live su Sautorima YouTube, il segreto della statua è una delle più grandi merdate di Elden Ring, uno dei difetti produttivi ed estetici più gravi dell'opera che non perdonerò mai. Mai. È imperdonabile. Imperdonabile. Però è il significato che conta, quindi. A me piace un botto. Potrei risultare offensivo. Ho già spiegato nella pillola live, ragazzi. Vabbè. Siamo qui finché non c'è Francesco. Senza fare spoiler esagerati,
è imperdonabile il fatto che il segreto della statua di Radagon sia reso in quel modo submediocre, gravemente insufficiente, pacchianamente banale ed esteticamente ridicolo. Al posto di essere una statua effettivamente creata con delle differenze o con una costruzione estetica unica o con un dettaglio da scoprire, è letteralmente il solito modello che diventa un altro solito modello uno a uno con un po' di polverina gialla. È una merda. È una vera merda. Ah, è tornato? Ok, con calma. Ok, oh. Ok, calma. Calma, tutti molto calmi. Se Saito è live. Lui è qui. Credo ci sia la pillo live. Forse For Class la può ricordare, ma non è detto. Perché ho avuto qualche problema con i collaboratori all'epoca. Non so se mi hanno aiutato, perché era il periodo in cui testavo con gavetta qualche gestore di Supreme YouTube. Saido non mi sente, basta che torni su Discord. Io sono qua, lo sceglierà lui di fa. Ah! Mi fa... Eccoti! Eccoci qua, maestro. Potenza massima superata. Ah, benvenuto! Sì, anche a cose. Me. Ha successo, ma succede anche a te? Sì, sì. Ma che cazzo è? Cioè, è 3 giorni che me lo fa. Ma guarda, a me succede perché è un postino. Da te ci sarà qualcosa che non va. Boh. Del periodo, magari, qualche... Ma che cazzo, ma è veramente una rottura di coglioni unica. Lo so benissimo. Però io in realtà ho un delizioso finale per te. Meno male, perché sono veramente di cattivo umore, maestro. Mi dà fastidio quando ne parli a me. Le cose non funzionano, ne lo so, infatti parlo con la persona giusta. Madonna, guarda, fra. Ero nel mezzo di una discussione super figa, super seria, e salta a luce, ma porca puttana. Guarda, non hai idea. Guarda, non me ne far parlare. Allora, io ho fatto una delle mie serie più amate e apprezzate della storia. È completamente in qualche modo avvelenata da momenti come questo, che è la Metal Gear Saga. Allora, tra l'altro mi sono cagato addosso perché stavo lì a parlare con la chat del segreto di Radagon e a un certo punto Side è online e ho fatto tipo Pippo, ho smesso di parlare. Gorsh! Gorsh! Allora, dunque, apri il vasino anti-Godfrey. Onore a Sblumbo e a noi, vaffanculo a Godfrey. Aperto. E che palle, mi dà troppo fastidio sta roba. Abbiamo raggiunto un apice di contenuto, quindi la prossima intro sarà stupenda. Sì, lo so, però ribadisco, non mi dà fastidio. Ma loro hanno dei funghi, ok. E allora, degli alberi il nostro adosso. Finale sarà... Ah, ok, io intanto ti dico... Per anche darti una prospettiva del tempo che ci vorrà, ti ho messo pointer su tutto quello che ti manca di Altus. Siamo contenti. Come macro aree. Dovresti vederli. Ok, adesso guardo. Sì, li vedo. Ok, però quello che ti dico di fare adesso io è seguirmi. Ti ricordi quando a inizio Blind, insomma, quando avevo comunque finito Elden Ring quasi, quindi post Sepolcri della Malapena, ti dissi... Sai che penso di sapere cosa avrà Pav come arma finale? Sì. Vieni da me. Oh, merda. Fucking finally. It is time at last. Oh, poi non deve, finale. Però io ho la sensazione che tu dica... Oh, interdusting. Ok. Quell'accampamento è il tuo obiettivo. Il 2? No. No, non è segnato. È davanti ai tuoi occhi letteralmente. Ah, ok, lo vedo. Va bene. Cosa cazzo? Un incontro originale. Oh no. Oh no. Godfrey momento.
Questo è proprio il momento Godfrey. Senti, non so più se voglio fare la sigla su Generale Radahn e piuttosto facciamo un siglone su Godfrey. Oddio, esplode, 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 esplode tutto. Scusa se ti ho aiutato, ma... No, no, figurati. Vaffanculo. Non sospiravo per te, sospiravo per la cazzo di elettricità di merda. Allora. È qui. Brividino. Oh. Vorrei che tu guardassi... Esatto. Di giganti. Vediamo. Vorrei che tu guardassi le caratteristiche. Esatto. Non la posso usare. Co 60. Ed è un'arma normale, vero? Allora, non solo è un'arma normale che ha quindi a weapon art libera e si gode tantissimo, ma non ha bisogno di nient'altro che di 60 a forza. Quindi è il mio. Guarda, io non lo so, io so che non devo farlo. Davvero non devo farlo. Però vabbè. Ma che bella! Lo so. Senti, io... Con attenzione, sì, modesto, perché Elden Ring va bilanciato, però ecco. Cos'è sta roba? Non è... No, davvero. Non dovrei farlo, però ecco, comunque te lo regalo. Per la speculazione di Marika prima. Però non c'ho 60 forza. C'ho lo so. 52. Un giorno. Cazzo, esatto. Però due martelli è proprio Pav che sbatte la carne. Cioè, guarda che roba. Esatto. Sì, ma in realtà sono i più forti. Cioè, dai, cioè, è l'arma forza più forte del gioco. Cioè, è completamente, cioè, è folle. Quanto danno? No, non vuoi saperlo. No, neanche col flagello celeste ce la faccio. No, se con qualche altro talismo. Beh, in realtà se utilizzi o Radagon. In realtà basta poco. Hai molti modi di farlo. Okay. Il primo è such as talismano più Godric, per esempio. Okay. Oppure Radagon più Godric, per esempio. Radagon più Godric. Sì, perché però Radagon è un talismano, quindi tanto vale utilizzare. Utilizza la runa. Utilizza il talismano della forza, quello dorato. L'ho già usato. Ah, tu hai 52 con sì, il talismano. Con la runa. Ah no, aspetta, ma la runa forse non ce l'ho addosso perché sono morto. Eh no, che non ce l'hai addosso. Eh no, è vero, non ce l'avevo addosso, cazzo. E quindi mosse. Ah, senza intranquillità con la runa, senza Radagon. Intranquillità. Capito. In serenità, raga. E tu pensa che puoi avere una weapon art unica. Mamma mia. Magari quella che stunna i boss. Non devi giocare alle ring. Allora, aspetta, fammi andare un attimo alla chiesa a vedere cosa posso metterci e poi chiudiamo. Ok. Troppa roba a metterci. Allora, cenere di guerra, posso metterci, a parte la roba di ghiaccio, e già godiamo, posso metterci anche quello, il devastatore incendiario, però no, dobbiamo giocare al Den Ring. Sta calmo. Dai, cioè mettiamo quello del freddo, così mette anche freddo sta merda. È veramente a quel punto. Quanto posso potenziare? Fammi andare alla tavola rotonda. Eccoci. Alla tavola del godimento. Quanto eccoci possiamo potenziare? Ah. Quanto è possibile fare il potenzio? No, non cenere di guerra. Potenzia armamento. Si può. Però una sola.
Devo comprarle. Vedrai che potrai comprarle in futuro. Però, aspetta, posso comprarle anche adesso? No. Dipende quali ti mancano. Sono le prime. Okay. Credo le prime. Devo andare dalle vergini. Mm-hmm. Dove cazzo stanno le vergini? Qua? No. Diciamo che siamo molto vicini a qualche upgrade anche delle mummie lì. Delle mummie? Sì, perché sono mummie quelle vergini. Ah, sì. Vediamo. No, basta acquistare da quello base, vero? Sì, infatti. Ne prendiamo un 24ello qua e un 24ello qua. Un po' si vede. Andiamo a vedere un attimo che banda è. Ne ho usata una, quindi in realtà ne potevo prendere 22, ma sti cazzi. Per quello che costano. Ok. Vado. To the capital, the two fingers will do. You may be out. E 2 più 2. Più 4. Più 4. Più 5. Più 5. Più 6. Più 6. Più 7. Più 8. No! 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 Più 7, più 7, basta! Anzi, più 7, più 8. Dai. No. Allora, però, quanto danno faccio così? In tutto? Dove lo vedo? Non lo ricordo mai. Devo guardare stato. Triangolo. Sì. Faccio 4,50 e 3,96. E il danno è insieme? Sì. 4,50 più 3,96. E invece con... farei di più perché erano armi più 20 quelle, praticamente. Eh sì, però voglio vedere quanto sono lontano, capito? Voglio capire quanto sono lontano. Secondo me è ancora tanto. Però vediamo. Vediamo un po'. Eh sì, 826,699. Però neanche così tanto. Cioè, contando che sono più 7. Concordi? Concordo, ma c'è da notare una cosa che mi stanno facendo evidenziare in chat. Mi raccomando, ricordati. Ormai hai talmente tanti coltelli per le weapon art che tu puoi mettere una weapon art comunque con l'effetto del freddo, ma ricordati che l'effetto del freddo ti mette split damage, quindi perdi un certo tipo di danno raw e vai sul magico anche, però ci sta okay. Assolutamente comunque theory crafting a parte, mano a mano che andrai avanti, a maggior ragione nel New Game Plus. Tu nel New Game Plus avrai quei due martelli più 25, renditi conto. Merda. E lì sarà. È veramente, veramente potente. Fantastico. Va bene. Beh, prima di salutarci, leggi la descrizione. Ok, la leggo subito. Non è sottile. Martello ricavato da un masso, usato nella guerra dei giganti. Una delle armi più potenti di tutto l'interregno. Domati i giganti, gli uomini cominciarono a scontrarsi tra di loro. Ah sì? E quest'arma fu quasi dimenticata. L'uomo è diventato molto più debole dei suoi antenati. Esatto. Merda. Eh sì. Quindi è lo scontrarsi fra uomini che ha reso l'uomo più debole. Anche questo, sì. Interessante. Chissà se esploreremo anche la guerra dei giganti e se sì quanto. Beh, ne riparleremo e sicuramente adesso Pava ha delle armi leggendarie in mano. Tanto ne riparliamo domenica? No, perché domenica non ci sei. Purtroppo no, sono a Como. Però va settimana bene. Prossima abbiamo i segnalini su Altus e non manca troppo. Va bene. Grazie mille maestro. Grazie. Scappo a Nina. Buon riposo. Buonanotte. Grazie. A presto. Buonanotte. Mua. Ciao. Ciao. Allora. Beh. È stata una bella live, eh? È stata veramente molto bella. Molto, molto, molto.
e vi ringrazio di tutto il supporto. Vi ringrazio di tutto il supporto, amici. Francesco Sorin, Janman, Elohim of Heart, di Ronze, Jerry Scottish, Mr. Rigu. Grazie di cuore a tutti. Domani mattina, tra l'altro, abbiamo una live GeForce Now su Warhammer, Dark Tide, e poi il pomeriggio vediamo, perché mi hanno invertito le cose. Potrebbe essere Scorn, esatto, esattamente. Esattamente. Quello che potrei fare per equilibrare il danno di Francesco è non consigliargli troppo dove trovare pezzi di materiale, così che ci sia un limite forte. Ok, è partito anche Diego, io vi mando da lui. E alla prossima, ragazzi. Buonanotte, a domani. Fight! Sì, no, alle miniere ci va, ma non tutti i globi sono alle miniere, anzi, quelli di Farmasula, marameo se non esplori. A domani. Semper Fi. Grazie di cuore e alla prossima, ragazzi.